faremo un EP. Sì. Ok. Ah, c'è Giulio, non si fa sentire, ma c'è. Va bene. Allora, chi guida? Prof, se posso, io vorrei far vedere quello che avevo fatto su Python per oggi, che l'abbiamo fatto insieme in realtà, poi anche con gli altri l'abbiamo guardato insieme. Ok, fai sempre tu? No, Come vuole? No, no, se vuole. io vorrei cioè, se i tuoi colleghi sono d'accordo, ma perché si stanno tirando fuori dalla faccenda, va bene, è un problema loro, è l'unica No, d'accordo a seguire. C'è Ma una io, Davide. se aspettate magari, non lo so, un quarto d'ora ci sto pure Ok. Un quarto d'ora no. io. Dalle Quarto 11:30 un quarto d'ora no. d'ora. No, no, intendo non di aspettarmi proprio un quarto d'ora, però nel senso magari tra un quarto d'ora potrei attaccare io. Va bene, comunque sono le 11:30, come al solito verso le 12:30, massimo l'una, vorrei passare agli aspetti musicali, quindi ok, andiamo avanti, vediamo un attimo, vai. Vado. Palla a Filippo. Allora, come stavo dicendo anche, vabbè, no, non stavo dicendo niente. Come abbiamo visto con Giulio e Francesco l'altro giorno, i risultati che ha dato in realtà il TXT di Tesla sono stati abbastanza fighi, devo dire, perché eravamo partiti da questo TXT. Questo qua, e quello che ho fatto, diciamo, da compito è stato prendere le date e a contare il numero di giorni che c'erano in tutto il TXT. Come l'ho fatto? L'ho fatto tramite una libreria che ha degli oggetti di tipo data e semplicemente permette di fare una sottrazione tra i giorni e di capire quanti giorni di differenza ci sta tra uno e l'altro. Sì. E fatto ciò, ho contato i giorni che ci stavano dentro questo file e ho fatto 180 di secondi, che era il minutaggio, diviso appunto questo numero di giorni. Quello che adesso vediamo su Atom appena si apre, è che ogni giorno ha preso un certo valore. Ecco, questo perché l'ho fatto? Perché francamente io volevo tenermi anche i festivi. E non c'era altro modo di tenere, diciamo, uno spazio vuoto per i sabato e domenica e i vari festivi se non fare questo lavoro qua. Quindi, ecco, questo è il file. Quindi, la classe nota è rimasta Portato. Sì. pressoché invariata, soltanto che adesso ha un attributo data, high, low, open e close e uno volume. Dopodiché questi rimangono pressoché, anzi, questi due rimangono proprio invariati per tutti gli oggetti di tipo nota, però adesso c'è anche un nuovo attributo che si chiama rand, che dopo faccio vedere per cosa lo utilizzo. Però il modo in cui l'ho creato è che semplicemente ogni volta che viene creato un oggetto di tipo nota, questo avrà anche un attributo rand che varia tra 0.7 e 0, o meglio, tra 0 e 0.7. Dunque, perché randint, gli argomenti di randint sono minimo e massimo? Sì. Quindi, Quindi. ad essere corretti, il rand varia tra 0.69 circa e 0. E 0? No, perché questo varia tra 11 e 100, no? Sì, Quindi ma è una è divisione. 7 diviso 11. Sì, Oppure 7 diviso 100. Sì, diciamo, non è esattamente 0, ha ragione lei, è tipo 0,007. ammazza, no, non è più niente 0. Va bene, comunque d'accordo. Sì, mi Andiamo avanti. scusi, è vero. E,
Questo è il perché lo spiego dopo. Dopodiché il metodo condizionati è rimasto uguale, trasforma tutti gli attributi in float. E il condizionatore adesso è un po' diverso. Il condizionatore, come prima, prende Attributi salvo la data. tutti gli attributi salvo la data. Esatto. E dopo c'è un condizionale gli AT che serve apposta per trattare la data. Però scusami, puoi tornare? Sì, è che la data potresti nel condizionatore potresti già convertirla in un oggetto data. Lo faccio dopo. Dopo lo faccio. Ma non nell'oggetto nota lo fai fuori. Vabbè, comunque d'accordo, andiamo avanti, dai. No, vabbè, vai avanti, vai avanti. Se vuole posso saltare direttamente al risultato. No, no, sì. Vado No, direttamente al risultato? fammi vedere come condizioni la data. Va bene. Come condiziono la data? Eccola qua. Praticamente ho dovuto fare tre passaggi per creare l'oggetto di tipo data, perché semplicemente, come dice lei, devo fare prima la conversione da stringa a intero, poi una volta che ho gli interi, li metto così come sono dentro l'oggetto di tipo data. Quindi faccio F, che Guarda, diventa... questa è la riga 76, è una roba che hanno aggiunto adesso a Python precedenti non si potevano fare, va bene. Questo è quello che si chiama una closure, d'accordo. Vai avanti. E prendo l'array delle note all'indice Questo self.start. mi è assolutamente Ok, chiaro. perfetto. E questo si può Però cancellare. scusami un attimo. Prendi l'array delle note, prendi soltanto la prima locazione dell'array delle note. Sì, infatti dopo faccio quest'altro procedimento per prenderle tutte. E perché non lo fai direttamente, le prendi tutte e basta? E mo spiego perché. Ora lo Ok. spiego subito. Praticamente, ok, quindi F è un array di tre stringhe che vengono convertite in interi, che vengono ficcati dentro questo oggetto data, che si chiama fdate. Dopodiché, per ogni nota nell'array delle note, io faccio questo stesso procedimento e ogni volta creo un oggetto idate. E questo perché lo faccio? Perché così posso fare la sottrazione tra un giorno e l'altro e fare questo. N.at è uguale a self.durstep che ho calcolato prima, cioè la durata di ogni singolo giorno, moltiplicata per la differenza che c'è tra il giorno corrente e il primissimo giorno della mia lista. Dunque, perché delta.days, che cos'è? È un Dov'è che numero. Questo è delta, che è una differenza, no? Tra due oggetti di tipo data. Ok, e E quindi delta.days restituisce. delta è una differenza di date. È una differenza, è un oggetto di tipo data, sì. E E fare lui è delta.days. d'accordo, mi è chiaro. Ok. No, è che non è chiaro da qua. Una differenza di data da un oggetto di tipo data. Ok. E appunto, quindi delta.days in questo caso mi dà un numero e questo numero appunto è che ne so, ipotizziamo che il primo giorno sia il primo gennaio. Allora io arrivo al 15 di gennaio, faccio il 15 di gennaio meno il primo di gennaio mi restituirà 14 e dico 14 per la durata di ogni singolo giorno sarà l'attack time del nuovo 15 gennaio. D'accordo, mi è chiaro. L'unica cosa che trovo critica è che scrivi due volte lo stesso codice, no? Scrivi per la prima nota e per le altre, e non c'è nessun buon motivo per farlo. Lo puoi scrivere cioè, lo puoi fare solo cioè, puoi fare tutto all'interno del loop. Buonasera. Sì, si poteva fare in maniera più elegante, Cioè, sicuramente. fdate è semplicemente
la prima degli array delle date. Esatto. Vabbè, ok. E quindi questo è il condizionamento del date. Poi in realtà il resto è abbastanza normale, giusto magari l'unico interessante è questo, condiziona le frequenze, Aspetta un attimo, che... no, condizionare il volume degli scambi, che cosa gli fai fare? Trovo il massimo e il minimo e normalizzo a 1. Sì, quindi, ma diventano un'ampiezza, cosa diventano? Diventano un numero che varia tra 0 e 1, che sì, poi io utilizzerò come l'ampiezza. E Ok, d'accordo. condiziona le frequenze invece fa un'altra cosa. Non so se lei si ricorda più o meno come erano messi, no? I numeri, prendo se vuole al volo tesla.txt. Erano Sì. tutti... Ah, ok, perfetto. Allora vado direttamente. Praticamente ho trovato il massimo dei massimi, cioè ho fatto prima ogni massimo, il massimo degli high, il massimo dei low, il massimo degli open, eccetera, eccetera, e poi ho chiesto qual è il massimo tra tutti questi, e in modo da normalizzare su tutti quanti. E Ok. basta. Quindi normalizzare a 10.000 Hz Sì, posso perché abbassarlo perché fa un po' schifo a 10.000 Hz in realtà, cioè si sente un po' brutto. glielo passi come argomento, lascia perdere, non... Ok, Ok. dopodiché normalizzi tutte le ampiezze, tutte le frequenze. Frequenze, esatto. Ok, benissimo, va bene. Ok. E il risultato è fighissimo perché quello che ho fatto è stato andare qua. Benissimo. Prendere, sì, beh, molto accattivante su Google e questo è appunto l'andazzo, no? Dei titoli, questa è proprio la pagina di Google e l'analisi dello spettro Nel del 2020 si è arricchito come un pazzo? beh, assurda questa cosa qua Grazie a Greta. Dici? Però io nel 2020 non ce l'ho Paga questi dati, Greta. in realtà non ce l'ho, quindi si fermano circa dove sta questa linea, i miei dati. E l'analisi dello spettro mi restituisce questo, che è affascinantemente uguale, identico. Beh, sì, certo. Se usi quello come frequenza, certo. E possiamo sentirlo, il problema è No, aspetta che... un attimo. No, fammi vedere la partitura C-Sound. L'orchestra o proprio la partitura? Eccola La partitura. qua. Ma le durate sono tutte uguali? Ecco, Sì. Io volevo che fossero... le durate sono calcolate con il numero di giorni diviso 180, eccetera, eccetera. Mi scusi, non l'ho sentita? No, aspetta, qua c'è qualcosa che non torna. Allora, le durate sono divise in numero di giorni, cioè numero di giorni contati della borsa fratto 180, cioè sono, insomma, l'ultima nota è a 180 secondi. Ok. Sì. È a 179 punto qualcosa, insomma. Più quello che fa 180, va bene. D'accordo. Ok, e quelle sono ampiezze. Questo è il valore del volume, il volume della roba scambiata. Queste sono frequenze. E qui, ok, fammi vedere come questo che cos'è? Questo È il 0. fattore randomico. Non Ok. ho spiegato a cosa serve, ma ho un'immagine che No, serve a facci vedere forza. l'orchestra. Ok. Sì, o come E vuoi, ho certo. un disegno che spiega al volissimo che cosa fa. Sta qua, eccolo. Praticamente essendo i rand, cioè appunto il fattore randomico tra 0 e 0.7, beh, non è veramente 0, però ok. Cosa faccio? Io ovviamente gli permetto
a lui di fare un inviluppo dove questo punto si sposta dipendentemente da quanto è grande i rand. Cioè, uno è fisso, Questo si è fisso. questo è fisso e quell'altro si sposta. High è fisso e low si sposta. Boh, va bene, d'accordo. Potevi fare. L'orchestra, sì, si poteva fare qualcosa di un po' più creativo, ma chiaramente non c'è limite alla fantasia, quindi vabbè, ho scelto tanto una cosa. Facci vedere lo score. No, L'orchestra, l'orchestra, ecco pensavo. qua. Ok. Dunque, scusami, ma Irand, fammi vedere un attimo di nuovo la partitura. Irand. No, fammi vedere la partitura, però, ecco, sì. Magari un po' più grande. Lagga un po', mi dispiace. Dunque, l'ultima invece è la tavola, no? Sì, Sì. il tevole più 10, ok. Irand è questi valori qua, ok. Quindi questo lo sposta il low un po' Esatto. più avanti, un po' più indietro, eccetera, eccetera. Va bene, d'accordo. E questo, aspetta un attimo, fammi vedere la partitura adesso. La partitura No, sarebbe, mi scusami, scusi. no, la partitura, l'orchestra. Sì, sto 07 è un po' cucito, poi se vuoi cambiare 07 devi cambiarlo dappertutto, è un bel casino, non è molto. Quindi sostanzialmente qua si va dai open in 0.3, ah, però comunque questa va sempre verso l'alto e poi verso il basso. Sì. Perché questo non è come ti pensavi che fosse tu. Beh, o come l'ho capito io. È vero, bisognerebbe aggiungere D'ansia. un paio di righe e si potrebbero anche invertire i high e i low. Non so se conviene farlo. Qui è più comodo farlo in Python. Tu semplicemente non metti i high e i low, metti L1 L2, no? Sì. Poi la collocazione di L1 L2 la metti appunto, cioè ti conviene usare l'intelligenza di Python perché il linguaggio dello score non è tanto tanto intelligente, quindi ti tocca fare una fatica tremenda per Concordo, invertire sì. il Su corso. Python si potrebbe benissimo randomizzare anche la distribuzione di low e high. Facilissimo, banale. Li randomizzi, poi li riordini e glieli metti come devono essere messi. Qui. Vabbè, comunque, sentiamo come suona. Purtroppo un'altra volta dobbiamo sentirlo, cioè io ho provato a farlo sentire su Audacity a loro l'altra volta, ma non funzionava su Audacity. Io ci riprovo mo, ma. No, fammelo sentire come te pare, basta. Ah, ok, allora faccio sentire su qui. Ci sente un pochino? Hai fatto Da share, che penso. frequenza parti? Lo possiamo vedere? Queste si dovrebbero sentire.
Ma voi non lo sentite? No, no, niente, zero proprio. Ah, Ah, sì. share forse. Lo rifaccio, sì. Ok, proviamo adesso. Eccolo. Ora sì. E c'è questo andamento cadenzato proprio grazie al fatto che abbiamo tenuto i festivi, se no non si sarebbe sentito così tutto tutto. Questa è ognuna è una settimana. Esatto. E vengono infatti divisi in blocchetti da 5, tipo questo ad esempio. 1, 2, 3, 4, 5, poi 2 giorni di pausa e ricontinua. C'è questo andamento galoppante. Tra un po' diventa un po' fastidioso, quindi io abbasserei. No, più niente, vai Ma qua a me mi esplodono le cuffie. avanti. Problema. Ecco, per esempio. È carino che lì sembra sempre crescente, in realtà va su e giù abbastanza. Qua siamo a 2 minuti e 14, che sta circa qua. Ah, no, qua ci stanno le frequenze, chiaramente. E infatti finisce esattamente a 10 mHz. Anzi no, li tocca qua ai 10 mHz. Ah, non si sente più niente. È finita. Ok. Forse un po' più lento è più apprezzabile. Ma più che altro, sì, il ritmo galoppante, ecco, per esempio, tutta questa roba qua, musicalmente, ok. Facciamo qualche considerazione musicale. Cos'è che non va? O cos'è che va? Cos'è che vi piace? Cos'è che non... Cioè, vi piace? Diciamo che va o non va. A me forse il range è un po' troppo alto. Sì, sicuramente pure io sono d'accordo su quello. Comunque è sempre più o meno quel range, No, se a me no? Si sembra quel range. alza gradualmente, però è Sì, è una cosa prevedibile. ben Dopo, è una ristresa cosa l'andamento. che dopo un po' che si capisce il gioco è finita. Poi c'è una cosa che secondo me è un risultato interessante della sonificazione, ma che dal punto di vista musicale, cioè che cioè l'aspetto più forse inatteso è l'andamento dell'ampiezza, che quindi è l'andamento dei volumi scambiati. Man mano che cresce il volume, cioè c'è una parte iniziale in cui c'è un grande volume scambiato, poi man mano che si va avanti. Il valore cresce, ma non cresce il volume, il che da un certo punto di vista è anche logico. Man mano che le azioni diventano più care,
è chiaro che se ne scambiano di meno, nel senso che a parità di investimenti scambi meno azioni. Capite quello che voglio dire? Secondo me la cosa figa che emerge da questo grafico qua, no, mi scusi, non questo qua, è che adesso che è stato fatto questo, che è stato disegnato questo spettro anche con i volumi, si vede una cosa che nel grafico di Google non si vede, no? Cioè che questo verde significa che qua sono state scambiate più azioni rispetto a prima. Sì. Sì, ma la cosa interessante è che più che si vede, si sente. Cioè, se uno usasse questo come display delle azioni scambiate, si accorgerebbe di più cose di quello che vedi guardando semplicemente il grafico. Io non sento nulla, maestro. Scusami, perché mi sono levato una cuffia e ciò. Così mi senti? C'ho il microfono più vicino. Mi senti? Pronto? Scusate, batto sul mio microfono. È questo? Ok. No, quindi questo può essere un interesse della sonificazione. Ok? Però adesso vorrei tornare. Ok, questo avete visto, è interessante. Potete prendere dati dove vi pare, potete prendere dati del virus, dati quelli che vi pare, e sonificarli. Ok? Ma adesso direi che è il momento di tornare alla musica, no? Cosa ne Sì, dite? stavo pensando che musicalmente poteva essere interessante fare una sorta di polifonia, cioè siccome abbiamo più dati di diversi indici della borsa, cioè, e siccome sono facilmente sovrapponibili, si potrebbero mettere varie linee, no? E quindi vedremmo vari andamenti qua su questo Infatti anche a me spettro vengono in e mente di due sentiremmo, vari cioè, varianti. risentiremmo che magari se un giorno è andato particolarmente male, una settimana particolarmente male, si sente che tutto il pezzo fa tipo boom. Sì, beh, per esempio si potrebbe, invece di avere molti giorni, perché Ora anche confrontare con due solamente derivati, questi tipo dati. quando cresce una, si vede, quando nasce una, si vede se le azioni dell'altra che scendono. Se no prendi questo, fai l'inversa, retrograda e li sovrapponi. Oppure altre case, cioè questa è la testa, possiamo fare qui, ne so, azioni della Opel o da Volkswagen, inizia a sovrapporle, fa No, tipo tutti. mettere McDonald's e Burger King, no? Che sta tipo Oppure rivali. catene Perché voi dite che quando uno va bene l'altro va male, per esempio? No, ma magari che ne No, non so, una è nata necessariamente. dopo, e quindi si vede che appena nata l'altra, quella Beh, in ogni può caso sono curve aumentare. diverse. E uno poi può mantenere una lineare e l'altra in maniera, cioè, inversa, sovrapporli, cioè uno si commenta sto mondo Allora, e quell'altro. cioè, ok, tutte queste cose sono interessanti. Io quello che vorrei fare è la differenza tra quello che è la sonificazione di un oggetto, no? Che possa essere un set di dati o una cosa, e quello che è scrivere musica. Per esempio, questo aspetto galoppante, che è legato è un aspetto che boh, è legato alle settimane e non ci sarà mai una borsa aperta il sabato e la domenica, per cui non ce lo caviamo di torno, a meno che non facciamo un ragionamento di tipo musicale sul da farsi, cioè per esempio, in questo caso noi potremmo collegare
il dato del volume scambiato, oltre al volume, a una sorta di accelerando. Oppure potremmo decidere che potremmo decidere una qualsiasi funzione e applicarci sopra, fargli fare una sorta di bending della durata. Capite quello che voglio dire? Sì, sì. Cioè, sì. Siccome il problema che abbiamo è questo andamento che, ok, che è perfettamente logico, ma musicalmente poco interessante, no? Nulla ci vieta di ragionare su come renderlo più interessante. Stavo pensando, Raffa, che magari la domenica, cioè, scusi, il venerdì potrebbe durare 3 giorni, e a quel punto si toglie l'effetto galoppante, però rimane comunque... Non si toglie l'effetto galoppante. Lo distribuisce. Perché non hai il silenzio, hai un'altra cosa, ma comunque... No? Sì, sì, è no. Vero. Una cosa che si potrebbe... No, adesso qui le cose sono... Cioè, quello che si può fare è tutto valido. L'esercizio di questa cosa aveva un valore, quello di farvi vedere come realizzare, no? Una partitura di C-Sound con tante note senza scriverle, partendo da un set di dati e programmandolo. Però adesso forse dovremmo fare un salto di qualità e dire, ok, adesso proviamo a fare questa cosa, ma senza set di dati. Ok? Cioè, per esempio, facendo una cosa di distribuzione statistica delle note. Capite quello che voglio dire? Ora cioè, no, francamente. La statistica è in base a uno dei dati? No. Qual è la statistica? Senza dati, guarda, vi faccio un disegno che ci capiamo tipo, su. Tipo come una gaussiana del genere? Per esempio, potrebbe essere, ma la gaussiana è poco interessante. Cioè, è poco interessante musicalmente. Mi prendo lo schermo. Sì, sì, sì. Ok? Mm-hmm. E che ho fatto? Non l'ho preso? Sì. Okay. Allora, vi faccio, per esempio, vi chiedo questo. Questo potrebbe essere il compito anche per la prossima volta, ma possiamo cominciare a farlo. Possiamo ragionarci sopra. Allora, io voglio che mi facciate una composizione che faccia questo. Qua metto gli assi, no? Queste sono frequenze, nella riga verticale sono frequenze, queste sono ampiezze. E adesso mi faccia questo, per esempio. In che senso quelle orizzontali sono ampiezze? No, quelle orizzontali sono tempo, scusami. Aspetta. Giro nel tempo. E poi... Ah, blocchi tipo Studio 2. No, aspetta. Sì, ma non è così. Aspetta un attimo, lasciamelo fare.
poi così, per esempio. Scusa, questo dovrebbe essere chiuso e poi. Ok, adesso non sono blocchi. All'interno di queste ci sono tanti eventi. Ok? Tanti eventi più o meno piccolini. Ok, sono riempite di roba. Note. Ma per eventi che si intende? Ok. Questa è la più difficile da fare, ma insomma. Ma gli andamenti frequenziali devono rispettare la forma che le contiene? Esattamente. Cioè, sono andamenti randomici che però stanno all'interno di questa forma. Ok? Qui, anzi, potremmo anche fare che c'è un baffo finale che viene bene musicalmente. Ok. Che ne so, così, poi vabbè, questi li facciamo così. Ok? Ma adesso le forme sono inventate, possiamo fare come ci pare. Sì, potete farle come volete, ma sono inventate, ma hanno una logica musicale. No? La vedete la logica? Nel primo triangolo partono da una grossa estensione, no? Cioè, questo adesso qua uno potrebbe fare, mettiamo un colore chiaro, chiaro, no? Questa è la frequenza più bassa, questa è la frequenza più alta, questa pure è, no? E così via. Naturalmente le potete posizionare dove vi pare, non è che adesso e potete decidere dove stanno quindi qua c'è una logica musicale, ok? Diciamo che questo è il tempo zero, va? Questo è T. No, questo è ok. Adesso ok, quello che possiamo potremmo fare come detto questo, qua ci sono una miriade di cose da decidere, cioè per esempio gli eventi all'interno di questa cosa qua, come sono fatti? Potrebbero essere fatti, per esempio, adesso faccio come se andassi con una lente qua dentro, no? Possiamo fare un copia e incolla del triangolo sotto. Non si può fare, cioè almeno non lo so fare con. No, ma posso prendere un piccolo, no? E fare Zoom. uno zoom. E quello che io vedo all'interno, per esempio, è che l'evento è fatto inclinando la punta, cioè l'evento stesso dentro c'è una frequenza che va verso il basso, ok? Perché più o meno sta nella stessa direzione, cioè, insomma. Oppure al contrario, cioè dobbiamo decidere tutta una serie di cose. Ok? Adesso
Mettiamo conto che vi do questo come compito. Di compiti come questi ve ne posso dare tonnellate, quante ne volete, ok? Cioè di fare delle forme geometriche, riempirle con Eventi sonori. Eventi sonori distribuiti statisticamente. Poi dopo possiamo complicare la faccenda, per esempio, dire ok, io vorrei che, perché ma sto dicendo tutte cose che hanno un senso musicale, non sono cose scelte a caso. Vorrei che all'interno ci fosse una distribuzione gaussiana. Per cui diciamo che sono più dense su questa frequenza qua e che sale naturalmente questa distribuzione, cioè questa diventa tridimensionale questa cosa, una sorta di montagna in cui è più densa in questa area qua e meno densa ai bordi, cioè è più raro che ci siano eventi ai bordi, però questo lo facciamo in passi successivi, Ma il ok? contorno Adesso. di tutto questo, cioè appunto i limiti di questa montagna. Non so, ti dici il massimo, il minimo, e poi Cioè, glielo. determinano Allora, solo. Vediamo come si fa una cosa del genere. Allora, la scriviamo in Python? La scriviamo in Python. Chi la scrive? Non Vai, la volevamo scrivo, provare sennò Ruby io. oggi, però. Non Come dici? volevamo provare Ruby oggi. Ho capito, ma vogliamo provare tutto, ma qua cioè, Vabbè, facciamo Python. Faccio Ah, io. vai, Siamo in Python. se fa. Ok, hai fatto le prancette. Ma su Ah. C-Sound direttamente non si potrebbe fare. Come? Sì, certo, te li puoi scrivere tutti a mano. Gabriele, così. Wasted. No, potete. Ok. Cosa faccio? Salvo questo e ve lo mando sulla chat, poi dopo lo. Sarà Ok. il mio segretario poi a farmelo arrivare. Questa è la composizione. Quell'altra è la composizione 0, questa è la composizione 1.png. Ok. No, sapete perché voglio fare questo? Perché vi voglio far vedere, ok, quando ci avete dei dati. Vabbè, non state facendo una composizione, state facendo una sonificazione. Poi dopo, a seconda di come la fate, chiaramente componete o meno. Però, aspetta, dov'è che l'ho salvato questo? Ah, vabbè, no, l'ho salvato nella qualunque, quindi adesso. Aspetta. Sì, meno male. Questo l'ho salvato qua, adesso ve lo mando sulla chat. Questo. E così cosa? Sì. Ok, ve l'ho mandato sulla chat, così ce l'avete. Poi dopo lo mi ingrandisce un pochino, Francesco, che non vedo. Ok, allora Non adesso qua, no, aspetta un attimo, adesso qua noi cominciamo a usare un po' più proficuamente le feature di Python. Una delle feature, che è una feature dei linguaggi object-oriented, come è Python, è quello di
di poter derivare delle classi. Cioè appunto uno fa, allora, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare delle forme che definiscono dei contorni, no? E poi all'interno di questi contorni dobbiamo generare degli eventi, ok? Quindi di voi integrali. Come dice? Dell'aria. No. Cioè facciamo due... No, no, non dobbiamo calcolare l'area. Il problema è che, in queste forme, se ci fate caso, e non è un caso, ho fatto solo delle sorte di triangoli, no? Mm-hmm. Cioè, sono tutte cose che partono larghe e finiscono a un punto. Una sono lineari, una esponenziale, perché? Una... E una è poligonale, diciamo. All'ultimo si pensava era sinusoidale. Okay, c'è sempre questo problema sul microfono, deve fare che... Sì, grazie. Ma dunque, ce l'aveva anche un tuo collega del biennio che mi pare che il problema sia che stai a una frequenza di campionamento che non è quella... Cioè, stai andando a 96.000 Hz, non so, o qualcosa del genere, vero? È così. Cosa? Sei a una frequenza di campionamento che non è quella giusta. No, pure ora non si sente, per esempio. Infatti adesso è riattaccato alla scheda audio. Ok. Perché, oppure, cioè, io c'ho tipo sto mezzo problema che c'ho la CPU sempre affogata, non so perché. Ma non ce l'hai, ma non gracchia. Ma non è che sta andando... CPU sparata. Questo, c'è sto problema, non so che cos'è che lo crea. Ma non è che stai andando a 96 kHz, ripeto? Stai campionando molto alto. No, io sto sempre a 44.100. Ok, vabbè, non so. Adesso comunque non lo fa. Ogni tanto mi si frigge. Bon. Attacco la scheda audio e mi... Quindi, sostanzialmente, ok. Facciamo che, appunto, facciamo la forma triangolo. Perché? Perché sono tutti triangoli questi, ok? Quindi fai la class triangolo. Scusami. No, non scrivo, la faccio in inglese. Come vuoi, sì. Ok, io farei una cosa per convenzione, non credo che sia importante, ma per convenzione lo chiami con la maiuscola. Ah, vabbè, sta stupendo. E due punti. Ok, un triangolo che cosa c'ha? C'ha tre vertici. Ok? Quindi la cosa che mi interessa qua è inizializzare i vertici. Quindi fai def underscore underscore init underscore underscore o non mi ricordo, è underscore init o underscore underscore init? Doppio underscore. Sì. Maiuscola era. No. Poi aperta parentesi self. E tutto questo per inizializzare i vertici, no? Come dici? Questo lo stiamo facendo per inizializzare i vertici. Esattamente. E quindi qua ci mettiamo ABC, non lo so, che cosa, ABC, come li vogliamo chiamare. Yes. E chiusa parentesi, due punti. E poi self.a e a eccetera eccetera self.b cioè. No, self.a uguale a oddio, che è successo? Da che è dabbato? Si scrive
qualsiasi cosa questo. Andabato. Oh. Mi scrive ass. No, non self.self, self.a uguale ad a. Perché mi ha scritto? Perché avete degli editor che non fanno quello che dite voi, ma fanno quello che dicono loro, che è una roba che mi dà i nervi. Uguale a bug. Okay. Okay. Vai a capo. Le macchine prendono il self.c uguale a c. Ok? Poi, che altra roba ci dobbiamo mettere dentro a questo coso? I segmenti. Forse il delta T? Cioè le rette dei segmenti. Allora, dunque, allora, qui noi dobbiamo... sì. Dire punti. Dobbiamo mettere lo start e l'end della faccenda. Ok? Sarebbero due start, però. No, sono lo start e l'end. Allora, quindi fai ABC, virgola, S, virgola, E. Ma dentro def? No, dentro la, nella dichiarazione, negli argomenti. Gli devi passare anche lo start e l'end, no? Pronto. Ah, vir. Sì. No, come argomento. No, 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 no. Negli argomenti gli devi passare virgola S, virgola E. Ok? Mm-hmm. Allora, sì, che sono? Start. Okay, okay. Allora, chiamalo start, self.start uguale S. No, self.start uguale S. No, self.end uguale E. Via. Ma il, i commenti si facevano con doppio slash? No, hashtag. Hash. Sì, hashtag. Hash. Ok, vai a capo, ok, lascia una riga, va, così capiamo qualcosa, sennò qua non si capisce niente. E... come si definiscono? Cioè, questi che sarebbero degli oggetti che sono all'interno della classe? No, queste sono delle proprietà della classe. Le proprietà sono i dati che riguardano una classe, no? Siamo d'accordo? Aspetta, devo guardare una cosa perché non mi ricordo più come si fa in Python. Andiamo avanti. Adesso, che altra funzione ci vuole qua? Metodo della classe triangolo. I punti dove arrivano, no? Senso, i punti a che di partenza frequenza del... partono, a che frequenza arrivano questi vertici. Aspetta, scusate. Okay. Però quelli dovrebbero far parte della... Ok, no, no, allora... Intanto la posizione il punto, di ABC. Il punto dove arrivano si sa, perché arriva a... diciamo che A e B sono i punti di partenza, no? Ah, e C è il terzo, il punto dove arriva. Quindi in questo caso qua, nella nostra partitura, il tempo di start corrisponde a A e B, alle frequenze A e B, mentre il tempo di end, cioè questa è una cosa che ci stiamo dicendo fra di noi, ma in realtà il triangolo è completamente libero da questo punto di vista. Ah no, a noi qua ci serve un metodo che è il metodo generate, no? Che genera tutti gli eventi che ci servono. Vero? Pronto? Sì. No, quindi no, il contenuto del triangolo. Devi fare, sì, devi fare tab tab. No. Meno, ok, no. Era già così. Un tab. Uno tab. No.
Deve essere allineato con l'altro def qua. Ecco, quello. Def generate. Aperta parentesi, chiusa parentesi, due punti. Allora, questo generate non fa una niente. Perché questa è la classe triangolo generica. Va bene? D'accordo? Quindi non fa niente. Scrivi pass. No, perché è cross? No. Minuscolo. Perché hai messo le maiuscole? Ok. Adesso definiamo delle sottoclassi di triangolo. No, devi fare. Cioè, delle classi che derivano da triangolo, ok, ma che lo definiscono meglio. Cioè, per esempio, triangolo lineare, no? Quindi lin triangolo, per esempio. Allora, scrivi class, è un'altra classe. Fuori da class triangolo. Sì. E lo scrivi L maiuscola oppure triangolo lineare, fai come lo vuoi fare. Sì, però farei con la L maiuscola in maniera che si capisce. Ok, poi scrivi aperta parentesi, triangle. Mettiamo l'oggetto interno, infatti, è perso. Cioè, questo significa che la classe triangle lin è una figlia di triangle, cioè eredita tutte le proprietà di triangle, ok? E però ci permette di definire delle altre cose. Per esempio, ci permette di scrivere la funzione generate per questa classe qua. Ma Ok? quindi init è già scritta, mentre triangle. Init è già scritta per tutti. Ok. Capito? Quindi non mi serve di scriverla. Non serve di riscriverla, l'unica cosa che dobbiamo fare qua è fare la generazione. Ok? Poi vedremo, magari ci stanno delle altre cose. Ok, e per il momento non la scriviamo. Facciamo tutte quelle che ci servono. Scrivi pass pure qua. Poi scrivi, scusa, se vuoi qua ti puoi segnare da fare, ma insomma, vabbè, comunque lo sappiamo. Vai a capo, lascia una riga e fai triangle exp con la E maiuscola sempre. Sempre figlia di triangle, no? E anche qui bisogna ridefinire generate perché questa sarà una generazione di tipo diverso. No. Non generate, ma generate. Questo triangolo exp cosa servirebbe? Esponenziale. È quello, è il secondo, no, il terzo triangolo, per esempio. Poi questo lo facciamo. Ok, d'accordo. Cosa Sempre. che intendi? Sinusoidale. Sì, Ma per cosinusoidale. l'ultimo, quello. Sì, Sì, l'ultimo. mettici una T maiuscola. Dove? Ah. Ok, allora, vedete che. Ok, e qui riscriviamo generate. Però ora che stiamo Facciamo scrivere. scrivendo, no? Per esempio, mi rendo conto che generate è in realtà uguale per tutti, no? Quello che cambia nella generazione è la definizione dei limiti. Ok? Quindi praticamente generate sarà uguale per tutti e non c'è bisogno di farla, però io ho bisogno di sapere ogni volta che genero una funzione,
Cosa che In che range si muove? tu dentro. Sì, dentro che limiti la devo generare? E sono quelli che cambiano a seconda delle classi. Certo. No? Quindi noi inseriamo in class triangle, in def generate, tipo non lo so, Inseriamo un'altra limite, funzione, qualcosa una da. funzione che... Allora, facciamo così, proviamo a fare la generate di triangle, ok? Di triangle proprio o triangle. No, di triangle, di Ok. triangolo. Perché vediamo come la facciamo, la generate di triangolo. Allora, la generate di triangolo funziona così. Io devo generare una serie di eventi, no? Che sono disposti a caso all'interno del triangolo, ma in questo caso è condizionato dai bordi. I bordi sono quello superiore e quello inferiore. No? Che cambiano nel tempo. Ok? È Quindi chiaro? facciamo, condizioniamo. Oh, adesso intanto no, bisogna decidere qu quanti eventi ci sono dentro uno di questi. Ok, scusate, facciamo così, mettiamo dentro l'init, mettiamo anche un array di note, vuoto, self.note. Devo fare una domanda, ma Sì, giusto. A e B sono sempre nello stesso... No, scusami, scusami, aspetta un attimo, Filippo. Sì. Self.note uguale aperta quadra, chiusa quadra. Lo inizializziamo a un array vuoto, ok? Questo verrà riempito da generate. Ok? Adesso dobbiamo definire come è fatta la classe nota, ma la classe nota è più o meno come l'abbiamo... Vai, lascia una riga, va. Scusami, allora torniamo a Filippo. No, la domanda era se A e B sono sempre per forza all'istante S, perché se no, se lo vogliamo fare staccati, dobbiamo avere anche un altro istante di tempo. Certo. Allora, per il momento possiamo Che fare le fanno? cose progressivamente, no? No, non va lì il nodo, Francesco. No, non va negli argomenti perché quello va Viene lì. generato da generate, non viene riempito da generate. Sì. Allora, cominciamo a farlo semplice, Filippo. Va Non è bene. abbastanza complicato, te lo garantisco. Che scomparsa. Quindi diciamo che no, perché non hai messo il pass e quindi lui non ti ricolora. Lasciate perdere i colori. No, no, sì. Adesso il problema è che ci serve una classe nota. La classe nota la devi mettere sopra la classe triangle. E facciamola semplice per il momento. Ma devo mettere N maiuscola qua. No, 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 no. È nel nome della classe che metto, ma questo è una mia fissazione. Nota, due punti. Ok, la classe nota per il momento facciamo che la definiamo come def underscore underscore init underscore underscore aperta parentesi, self, action time, dur, frac e amp. Ok? No, devi mettere due punti e tabbare di uno. Self.titi Certo, va bene. uguale Ok, a T. a T. Dai.
Ma non fare tab, Cristo santo. Fai, no, fai esc, premi esc quando te lo fa. Premo invio perché... Dur uguale dur. Perché non devi premere invio, devi premere... Ecco, invio. Devi andare a capo in premo invio. Ho capito, ma non devi andare a capo prima di aver scritto dur. Frec uguale frec. Self amp uguale amp. Ok. Adesso, questa per il momento la lasciamo così. E così va bene. Adesso, nel generate ci va il self come primo argomento. Perché è un metodo di stanza. Ma glielo passa da solo in realtà. Non serve che ce lo mettiamo per forza. No, no. Serve perché altrimenti diventa un metodo di classe. Nella definizione di generate serve. Va bene. No, non servono altri argomenti, Francesco. Quindi, ok. Ma allora che, scusi, che cambia da mettere self e mettere aperte parentesi e basta? Allora, se mettete self, questo è un metodo di istanza, cioè va dichiarato un'istanza di triangle e va e a quel punto potete la chiamate t, che ne so, t uguale triangle con tutte le cose, e dopodiché potete chiamare t.generate, eccetera, eccetera. Se non mettete il self, questo è un metodo di classe, cioè potete lo chiamate con triangle.generate. L'avevo fatta vedere questa differenza. Ci sono metodi di istanza e metodi di classe. I metodi di istanza si possono usare solo quando avete istanziato l'oggetto. I metodi di classe si possono chiamare anche senza istanziare un oggetto. Non vi è chiara la cosa, vero? Vabbè, ma ci verrà chiara col tempo. Sì, che uno lo devi chiamare insomma con self e uno lo devi chiamare col nome della classe. No, scusate, mi riprendo un attimo lo schermo, vi faccio un esempio molto piccolissimo ma rapido, perché così capiamo subito. Allora, questo è questo, per me pari sono, eccetera, eccetera. Allora, chiamiamolo class versus instance, punto py. Allora, facciamo una classe a def init self e i, e poi mettiamo self, questo è un numero qualsiasi, ok, e questa parte è una è una classe. Ok, questa classe ha due metodi. Uno è un metodo di istanza, che quindi che mi mostra la i, ok? E quindi c'è un self, ok? Quindi faccio print... Ok, e l'altra facciamo invece un metodo di classe, aspettate, mettiamo un'altra variabile che non è più col self, è una variabile di classe, spero che funzioni, che si tiene conto di quante classi ho dichiarato, di quante istanze di questa classe ho dichiarato, e faccio un metodo. How many do we have? Che non è più col self, che è un metodo di classe e che mi stampa quante ne abbiamo. Ok? Vediamo se funziona, non sono sicuro perché
è una... Ok, quindi qua adesso dichiariamo varie istanze, ok? A uguale a con 23, B uguale A con 16 e C uguale A con 42, va bene? Queste sono tutte istanze delle classi. Sì, sì, accanto a how many c'è scritto più uguale 1. Sì, cioè okay. Incremento how many di 1 ogni volta che dichiaro un'istanza. Va bene. Quindi how many, ok, quindi adesso qua posso chiamare a.show, ok, b.show, e questi mi faranno vedere i contenuti di ciascuna, no? Sono diversi per tutti e tre, no? Non ho capito bene questi A, B e C, cioè che sarebbero... Sono variabili, queste sono variabili della classe A. Ok, scusa Giulio, qua definisco una classe che è fatta in questo modo qua, che c'ha dentro un intero, ok? E ogni volta che ne uso una di queste variabili, posso dirgli qual è l'intero che ci deve avere dentro. Ti è chiaro? Ok. Queste tre sono tre istanze, ok? Che mi mostreranno ognuna qual è l'intero che ci ho messo dentro. Adesso voglio sapere dal metodo di classe, voglio sapere quante ne abbiamo istanziate e quindi chiamo con la... chiamo non con un'istanza, ma chiamo con la classe stessa il metodo how many do we have. Ok? Questo vedete che lo devo chiamare con la A maiuscola, che è il nome della classe. Non è A minuscola, che è un'istanza della classe A maiuscola. E se lo facessi? Se lo chiamassi con la A minuscola? Con la A minuscola lui mi dice non c'è un metodo. Adesso proviamoci. Ok. Giusto. Perché... No, aspetta, questo è stupido come pochi. Allora, il problema è che devo fare che how many lo metto qua. E lo inizializza a zero. E poi però va messo fuori dalla classe, mi sa, proprio. No, va messo dentro. Perché Però poi ogni volta che è una variabile di classe. Però poi ogni volta che reinizializziamo un nuovo oggetto di tipo A, quello si zero. No, non è così. Ma non funziona così. Aspetta un attimo. Dunque, no, non so se è invece così. No, aspettate, che mi devo... Allora, queste sono variabili di classe invece. Aspetta che mi ricordo come... Python class variables. Dio santo. È così stupido Python, non è per niente intuitivo. Questa non è così? E non è così che l'ho fatto io, disgraziati. Ho fatto esattamente così questo. Ok.
Quindi, perché mi dice che non è... Scusa. Ma ci voglio un apostrofi. quello è per fare una stringa, ma io non voglio una stringa. Non capisco. Ecco, followers, per esempio, è... Lui lo inizializza a 5. Invece le instance stanno così. Ok. No, non capisco. Scusa, cosa mi sta dicendo lui qua? No, self, no. Qua era sbagliato. Però adesso, se io lo rifaccio, mi dice reference before assignment. Ok, provo un'altra cosa. Questo si può fare a grande punto how many. No. No, perché siccome questo mi rompe così, forse non lo vuole così. Vediamo un attimo. No. No, questo non lo capisco. Tu dici che a grande punto how many, così? Ma non è così che loro No, io non l'ho mai usato, ho pensato che magari potesse essere così, ma... lo... No, no, ma c'hai ragione, potrebbe essere, però non è così che lo vedo lì nella documentazione. Ok, i non è definito, che è alla riga 9. Giusto, sono completamente stupido. È self.i. Ok. E quindi questo è a.howMany. Ok. Must be called with a instance as the first argument. Got nothing instead. Cioè lui lo vuole in un altro modo. Quando io lo vado a chiamare, lui non lo vuole così, ma lo vuole così. Ma no, non è così. No, infatti non funziona. Troppo stupido sta cosa. Sì, è veramente stupido. A uses as first argument got class object instance instead. Aspetta un attimo. Class methods. Allora, perché adesso il problema che abbiamo è nella the definite static class or abstract method. Ok, questi sono la pizza. Ok, è un bound. Dai, levati dalle... Madonna, adesso poi mi fanno... Ok, perché get size, sì, perché questo è un questo lo useresti come un metodo di classe, come un metodo di istanza, per cui ok, fammi vedere invece un metodo di classe. Static method, va bene, lasciamo perdere. Class method. Oddio, bisogna scrivere sta roba? Bisogna scrivere questo, at class method. Insomma, matti.
questa è una roba che non sapevo e che è nuova, magari l'articolo è vecchio però è disgustosa. Perché già lo sa, vediamo un po'. No, no. Takes no argument, invece ne ho dati due. Ok, quindi qua glielo devo levare. È disgustoso. One given, dove? Forse è appunto già un argomento, però non è un argomento a casa mia. 29. Cioè lui come vuole che lo si chiami? Tutta sta pizza, ma non me lo vuole, cioè. Oh signore Dio. Ok. Vabbè, tutta questa roba non mi interessa, non mi fa vedere niente, ho capito. Andiamo dall'altra parte. Ok, allora, class. Class and instance variable. E class methods. Ok, an overriding method. Base class method 1x3 va bene, ok. Questa è un'altra roba, addirittura multiple inheritance dobbiamo fare questo. Intra class method. Tutta questa domanda è nata dal perché mettiamo self o no dentro le parentesi, giusto? Self, sì, self, ok, allora per fare una roba del genere si deve mettere sto metodo, ok, statico, classe, eccetera. Questa è la classe. Ah, e qua uno deve mettere CLS, ma CLS che cos'è? Il nome della classe. A me non mi pare perché non la definisce se l'è sopra. From birth year ritorna classe. No, celeste mi sembra più una keyword. Sì. Ecco, person is adult, ma no, questo è un metodo statico. Pizza. Invece questo è un metodo di classe. Quello che stiamo facendo, cioè questo funzionerebbe se io lo chiamassi static method, è un'altra roba per dire la stessa cosa. Ecco, Però bisogna dove sta il CLS, però. Non infatti adesso funziona, eh? bisogna passargli quel CLS che voleva lui. Ma CLS che cos'è secondo te? Il nome della classe? Secondo me è tipo un self, però vuol dire self, però tipo per tutte le classi, cioè per ogni istanza della classe. Aspetta, allora, così tu dici? CLS, CLS. E quindi quando passo così, ok, vediamo. Giusto. Che disastro, vabbè. Ok. Quindi in realtà, ma questo è cambiato, non era così, eh. Python era molto più lineare, ma si vede che hanno voluto aggiungere i metodi statici e quindi devono differire tra, fare la differenza tra metodi statici e metodi di classe. I metodi statici non si possono ereditare, suppongo che questa sia la differenza, mentre vabbè, questo mi complica tantissimo le cose, Sì, un sacco, perché ma infatti immagino che la vostra. possiamo metterci self e basta. No, allora, se vogliamo fare metodi di classe, bisogna farli in questo modo qua. Il metodo di classe, vedete che qua, quello che sta facendo il metodo di classe è di contare quante istanze ho
di questa stessa classe. Giulio, mi segui? Sì, ci sto. Stai seguendo, perché è abbastanza delicato questo passaggio. Sì. Quindi il metodo how many do we have è un metodo interistanze, vale per tutte le istanze della classe A. Ok? Mentre il metodo show è un metodo di istanza. Ciascuna istanza ha la sua cosa. Va bene? Ma il nome how many do you have l'abbiamo dato noi. Sì, potevi chiamarlo Frank. E la funzione how many, no? Oppure quella abbiamo andato... No, non è una funzione, quella è un numero, no? Certo che abbiamo deciso noi che si chiama how many. Sono tutte, cioè, le keyword qua sono class, sfugge... def, dimmi. Mi sfugge quando è che abbiamo detto che... E cosa deve fare how many? Qui l'abbiamo detto a questa riga qua, la riga 6. Abbiamo detto ogni volta che dichiari un'istanza incrementa how many di 1. Ah, ma vuol dire quella cosa? Eh certo. Infatti how many, questo metodo ritorna 3, lui stampa 3. Ogni volta che appare def, tra virgolette. Ma come ogni volta che appare def? No, scusa, no, sbagliando niente. No, una per di una. Adesso se ne richiediamo un'altra. No, sì, però, una per una. Perché com'è possibile? Come fa a fare quella cosa semplicemente scrivendo più uguale 1? Perché quella è una variabile che è unica per la classe A. Vedi che sta fuori dai metodi, non ha un self, non ha niente. Quindi questa... Ce n'è una sola di queste variabili per tutte le istanze della classe A e ogni volta si incrementa. Ah, perché noi ogni volta che creiamo un'istanza passa per def init e quindi fa tutte quelle cose. Certo. Questa funzione qua, A aperta parentesi 23 chiusa parentesi, in realtà chiama init. Ok. Quindi adesso, per esempio, sarà diventata 4. Mm-hmm. Anche se non le abbiamo stampate tutte non abbiamo fatto d.show. Ok? Possiamo, secondo me, levare questi bugs a scene. Ok, torniamo ai nostri polli? Mm-hmm. Anche perché adesso poi... ok. Fermo lo share. E lo riprendo. Sì, riprendilo tu. Ok, quindi adesso qua noi potremmo fare così. Potremmo fare il metodo generate. Allora, il metodo generate che cosa deve fare? Deve riempire l'array di note, no? In maniera casuale. In maniera casuale, però rispettando i limiti imposti. Siamo d'accordo? Sì. Ok. Allora, adesso secondo voi come si fa una cosa del genere? Come mai non passiamo il tipo di limite, cioè oltre a self non ci mettiamo virgola e il tipo, cioè, che ne so, qualcosa per indicare il fatto che ogni volta sia diverso? No, perché questa cosa qua la faremo con una funzione, se volete. Io la farei con un metodo di triangolo che si chiama borders, i limiti, oppure limits, se volete, come volete voi. No?
Okay. Invece in teoria generate cosa dovrebbe fare? Genera le note. Gli eventi che ci servono, no? Sì. Allora, intanto non sappiamo... Si potrebbe fare... Boh, magari appunto con il fatto che abbiamo creato, diciamo, con self-end e self-start un vettore di tempo dove possono esserci... quelli sono due limiti e poi ci stanno gli altri due che sono ricavati dalla forma del triangolo, vero? Sono tre. Come tre? Perché sono A, B e C. No, allora per ogni nota, no, voi la dovete collocare nel tempo e nella frequenza, quindi i limiti sono due. Ok, quindi no, potremmo fare un metodo. Allora, facciamola molto semplice. Intanto, definiamo un'altra proprietà della classe triangolo, che è self, questo sotto generate. Sì. Sopra. No, sopra generate. È dentro l'init, due tab. Self.numNote. Num underscore note o num note, come ti pare. Okay. Ma se no, rendere i punti come dei vettori che hanno appunto i punti che sono uno il tempo e uno la frequenza. Ma ci abbiamo le note, le mettiamo tutto nelle note, questa roba. No, non è un vettore. Non è... Oh, ok, num note noi potremmo deciderlo a caso. No? No, quindi ci va random, non mi ricordo più. Randint. Ok, queste sono tutte cose che possiamo complicare col tempo, ok? No, però devi mettere import random in alto. Scrive random randint. Qua. Import random. Filippo, mi confermi? È così che va fatto, no? Random, import sì. Random e poi sì. Randint vuole due argomenti, minimo e massimo, vero? Sì. Ok, allora scrivi random... punto randint qua. Sì. E mo la facciamo semplice, facciamo che ne genera da 5 fino a 200. Ok, questo per ciascun triangolo. D'accordo, Giulio? Sei d'accordo con questa scelta profondamente estetica dal punto di vista compositivo? Sì, stavo pensando a un'altra cosa. Ma non potremmo fare pure un'altra cosa, forse... No, forse... Beh, stavo pensando di... Guardate, siccome adesso interromperemo, tutto il resto lo fate voi. No. No, non può funzionare. Questa gliela devi passare da fuori perché la nota deve stare all'interno del triangolo. Come fai a scegliere la randomicità qua? Dicevo come limiti i punti del triangolo. Però... Ho capito, ma stai semplicemente bypassando, cioè mandando il problema al piano di sopra. Ma guarda che la nota poi ci avrà i suoi problemi, non ti preoccupare. Lasciali, cioè... Ecco, c'è una cosa alla quale dovete stare attenta, alla distribuzione dell'intelligenza fra gli oggetti. Non dovete mettere troppa intelligenza in uno e poca intelligenza negli altri, perché non è una buona strategia. Lascia una riga prima di generate, per favore.
Ok, adesso generate potrebbe avere una funzione, per esempio, allora potrebbe decidere, allora deve fare un for, no? For n, no, oppure no, deve fare un while, scusa, while n minore di num note, di self num note. Self.numNote, due punti, no, è num underscore note. Ok, e quindi questo genera tutte le note. Come le genera? Allora, l'action time se lo fa dire, allora scrivi at self uguale. No, perché? Dov'è? Uguale self.calcat. Aperta parentesi, chiusa parentesi. Dur è uguale self.calcdur. E indovinate, frac uguale self calc frac. Che altro mi serve? Ah, alla richiesta anche. Calc frac. E facciamo anche lamp, va. Dopodiché ok, sotto, sempre dentro il for, while, dentro il while fate self.nota.append. Aperta parentesi, nota maiuscola, si chiama nota o note? No, boh, sì, class nota, ok, nota, aperta parentesi, no, e qua ci mettete at, virgola, dur, virgola, frec, virgola, amp, e questo la mettete al pizzo. Ok? Bon, va bene. Adesso, ok, ci interrompiamo qua perché voglio parlare dell'altra cosa. Però, quindi vi do i compiti per la prossima volta. La prossima volta dovete implementare tutte le funzioni calcat, calcdur, calcfrec, calcamp per la classe triangolo. Ok? Non implementare la funzione generate per le classi discendenti, bensì voi vedrete che per fare calcat, calcdur, tutti questi calcoli dovrete implementare delle funzioni, no? Y border, cioè i limiti di y e i limiti di x, cioè i limiti del tempo e i limiti della frequenza. Ok? E sono quelle che dovete derivare, perché sono quelle che cambieranno. No? Capite quello che sto dicendo? Sì, però non lo so, io penso che sia un sacco difficile in realtà. Esatto.
oddio, forse la prima non è così difficile, cioè quella in cui semplicemente c'hai un triangolo e basta. Le altre effettivamente sono abbastanza più difficili. Ma no, perché voi allora che cosa dovete fare qua? Dovete sostanzialmente calcolare due funzioni lineari, no? E poi vedere se il punto sta sopra o se sta sotto. No, poi per ogni punto nel tempo, no? Sapete quali sono i limiti nella frequenza e con quello calcolate randomicamente entro quei limiti. Ma non ho capito se per limiti stiamo parlando proprio di limiti a livello matematico oppure. No, no, non sono, sono i border, sono, aspetta, riprendo lo schermo. Questo si può fare il contrario, cioè, è No. lecito fare il contrario, cioè generare punti a caso e poi se stanno dentro quei limiti prenderli. Io l'avevo pensata in un altro modo. Sì, ma fai una fatica. E se non stanno dentro quei limiti, che fai? Eh no, sì, effettivamente li butti, però ci metti un po' di più, però vabbè, no, sì. Ma scusate, qui si tratta di fare. Allora, prendiamo questo primo oggetto. Lo vedete? Io No. stavo pensando a fare la nota come un punto fatto di due caratteristiche, che una era la frequenza, no, una era il tempo, una era la frequenza, e di fare una funzione random che inserisca cioè gli diamo come dire, per ogni intervallo di tempo una possibilità di frequenze, e praticamente una volta scelto l'intervallo di tempo, cioè il numero random all'interno di quell'intervallo di tempo, poi in base a quello scegliere la possibilità di inserire un tipo di frequenza che è stata scelta all'interno di quel limite di intervallo di tempo. Che è esattamente quello Esattamente quello che bisogna fare. che. Allora, posso dirvi questo? Voi dovete calcolarvi il coefficiente angolare di questa rete. Ma mi state vedendo? Sì. Non stavo vedendo lo schermo. State vedendo il disegno? No. No. Vedendo lei. Aspetta, perché non. Aspetta, non sto facendo lo. Adesso? Sì. Ok, voi dovete. Allora, partiamo dalla prima. Voi dovete calcolarvi il coefficiente angolare di questa retta e il coefficiente angolare di questa retta, no? No, diciamo che questa è una retta, quindi l'equazione di questa retta qua sarà ax più b, no? A 0 x più b0 e questa sarà a1x più b1. Sono due coefficienti angolari diversi che definiscono queste due rette, no? Poi per ogni punto Quindi dici che t, x va da A a C e x va da B a C. sì, cioè. Qui avete una retta che va da A a C e una retta che va da B a C. Ok? Poi nelle future versioni avremo anche che possono andare di traverso, eccetera, eccetera. Però per il momento facciamola semplice, già mi dite che è troppo difficile, la volevate fare pure più difficile, vedi un po'. Allora, se io prendo. Allora, all'interno di questa, io. Per ogni punto nel tempo posso definire quali sono i limiti, no? Perché prendo il punto sulla retta superiore e il punto sulla retta inferiore. Ritorno questi due limiti al random che mi deve scegliere la nota e lui sceglierà una nota che sta là in mezzo. Dico bene o dico Duca? Sì. Stessa cosa per questo. Qui dovete semplicemente sostituire le funzioni lineari con due funzioni esponenziali.
ok? E qui è un po' più complicato, perché questa è sostanzialmente la combinazione di una funzione cosinusoidale con una retta, no? Cioè è una funzione cosinusoidale che ha una sua ampiezza decrescente, cioè qua c'è un bel po' di lavoro da fare, ma intanto se mi fate queste due qua e forse anche questa, è già un grasso che cola. Quindi non ho capito, dovremmo prendere queste due rette, tipo del primo triangolo, quelle due rette diagonali, sì, e prendere riferita a una stessa x le due y corrispondenti, e di quelle devono diventare il minimo e il massimo di un randint? Non di un randint, di un random. Di un random. Riscalare in maniera che esca fuori un numero che sta tra quel minimo e quel massimo. Credo se A, B e C dobbiamo metterli come punti fissi, oppure quelli sono mezzi random? Allora, no. Questi faranno parte, perché adesso vi spiego che cosa faremo. Intanto mi fate la roba che genera questa roba qua. Ok? Potete mettere i numeri che vi pare, di A, B e C possono essere quelli che vi pare, l'importante è che facciano quello che poi dopo scrivere. Cioè, A, B, C, dimmi. No, sono numeri bloccati, nel senso. Sì. Okay. Cioè, allora, poi scriveremo una numeri metapartitura. Fissi. Scriveremo una metapartitura che è fatta di questi macro oggetti qua. È una metapartitura nel senso che definisce soltanto questi punti A, B e C, A, B e C, e definisce i punti e la tipologia del triangolo. In questo modo, con la metapartitura, io con pochissimi numeri, quella ce la scriviamo a manina, ma con pochissimi numeri genero qualcosa di ricco. Gabriele mi sembra depresso. No, ascolta. Quando è entrata la meta partitura che sono andato lungo. La meta partitura è una partitura della partitura. La partitura vera è quella di C-Sound, no? La meta partitura è una partitura scritta in un linguaggio che inventeremo noi, cioè praticamente ci avrà dei campi che definiscono della roba. E dopodiché da quella, con quella, quella sarà quella che noi veramente componiamo, dove per comporre l'idea è che decidiamo noi che numeri metterci dentro. Okay? Gabriele, pensa che io all'inizio avevo capito mega partitura. Ecco. Va bene. Allora, sentite, datemi un minuto per andare in bagno e dopodiché continuiamo un attimo. Vado anch'io al bagno. Ok. Abbiamo sbloccato una nuova area della casa di Giulio. Il gioco, veramente. Dunque, vediamo un attimo. Lo dovevate vedere... gli studi di Stockhausen, mi pare, no? Sì, volevo Saccevski. Ah, eppure la tecnologia. Ok. Ma come si legge Loening? Otto Loening. Loening. Loening, come se fosse una U. Lunatic. Questi sono tutti immigrati tedeschi, russi, regalo del nazismo agli americani. Senza ma. Sto morendo di fame. Sì. Beh, allora vediamo rapidamente. Avete ascoltato gli studi di Stockhausen? Avete fatto una riflessione su queste cose? Sì. No, io non sono riuscito a sentire quelli americani, ho sentito solo gli studi di Stockhausen. Però... Stai ricracchiando di nuovo. Appiccia e riappiccia.
Io al contrario, invece, cioè, voi visto cosa l'avevo già sentito tempo fa, quindi ho sentito il russo e il tedesco. Se scrive lui. Ok. Vogliamo partire da quelli di Stockhausen che sono un po' più importanti dal punto di vista almeno concettuale. Che ne pensate? Cioè, cos'è che possiamo dire su questi studi? Chi parla? Io devo dire, vabbè, no, facciamo un giro come l'altra volta. Sì. Inizia Francesco, vai. C'è l'altra volta iniziando, però vabbè. Per quello Manteniamo un dicevo. certo rigore. Ah, io ho sentito tutte e due, sinceramente, cioè, sono, cioè, interessanti, però mi è parso un po' il primo e forse dopo un po' diventava un po' ridondante, come posso dire, cioè che è un po' grossa rispetto al... Dunque, ma voi No, avete letto, c'è un articolo di Stockhausen su come è costruito il primo. purtroppo l'ho io solo non lo sentito. sapevo, infatti. Beh, ma vi ho detto, andate in giro a cercare. C'è un articolo di Stockhausen, tra l'altro tradotto in italiano, che sta nei suoi testi, ma è tradotto in italiano in un libro che si chiama La musica elettronica, che è quel libro di Zanichelli curato da Pousseur. Potrebbe essere che ne ho la copia in PDF, adesso devo vedere, in cui spiega esattamente, no, non è vero che lo spiega esattamente, poi la spiegazione è incompleta, però racconta come è costruito lo studio 1. Sullo studio 2 esiste la partitura, l'avete guardata la partitura? Sì. Sì, assomiglia un Ah, sacco sì. alla cosa che abbiamo visto oggi, in realtà. Ma sì, non è... Beh, certo è che una volta che abbiamo costruito le classi in Python che funzionano, eccetera, eccetera, volendo potremmo anche fare una partitura grafica che le rappresenta. Però in realtà, per esempio, la costruzione di come è fatto Studio 2 è completamente diversa da quello che stiamo facendo adesso. Cioè, la similitudine è soltanto nel fatto che esistono rettangoli, triangoli, quadrati, eccetera, eccetera. Per il resto non suonano per niente. Allora, il punto è come nascono questi lavori qua? Ne avete un'idea? Cioè, vi siete fatti un'idea di come sono nati? Di come sono... Cioè, perché uno come Stockhausen se ne esce fuori... Gabriele, avete una cosa Tutte interessante le prima, opere... no? Quale? Beh, su Studio 2 che quando l'analizzai nel propedeutico con il maestro Citera mi spiegò il fatto di questa ricerca di diciamo, riconsiderazione del temperamento eguabile che su Studio 2 ha basato tutto diciamo, intorno al numero 5 e ridistribuendo quindi i vari gruppi Ecco secondo perché, cinque, sotto insieme di cinque. ma secondo te perché l'ho fatto? Ma per una ricerca timbrica diversa rispetto a quella che si era proposta fino a prima, magari. Per andare a. Allora, il problema è che bisogna rendersi conto di... Questi sono fatti nel 52, nel 53, questi studi, ok? Quindi bisogna rendersi conto di quali erano i mezzi tecnologici che aveva a disposizione nel 52, che erano naturalmente diversi da quelli di Schaeffer, erano già più evoluti. C'era il nastro magnetico, perché il nastro magnetico è nato in Germania cioè poco prima della Seconda Guerra Mondiale, e quindi cioè è nato, si è sviluppato, diciamo.
E quindi loro si sono ritrovati con i registratori a nastro magnetico, cosa che Schaeffer, almeno all'inizio, non aveva. Quindi, sì, quindi la questione è che Stockhausen si è ritrovato con la possibilità di registrare qualsiasi cosa su frammenti di nastro magnetico e poi montarli insieme. Questi lavori che voi avete sentito sono fatti con migliaia e migliaia di tagli, no? Di registrare una frequenza, tagliare il pezzo di nastro, combinarlo insieme con altri e così via. Questa cosa qua, che è un processo che è estremamente tedioso e lungo e complicato, però in realtà aveva fatto vedere a Stockhausen una possibilità, cioè la possibilità di liberarsi completamente da tutte le costrizioni strumentali che c'erano prima. Capite? Cioè, attraverso questo meccanismo, che a voi vi sembrerà terribile perché non siete abituati alla disciplina ferrea e teutonica, però a lui sembrava l'apertura di una porta verso orizzonti completamente diversi dal punto di vista strumentale, cioè di quello che era stato fatto fino allora. No? E una delle differenze era appunto quella che diceva Gabriele, cioè la possibilità di emanciparsi completamente dal schema frequenziale delle scale, dell'armonia, delle note, del temperamento, tutta una serie di schemi che si erano formati, ok? Ora però il problema, cioè fino a qua la cosa sarebbe semplice, nel senso che dice, oh che bello, adesso posso fare questo, e quindi cosa? Cioè che cosa sceglie di fare Stockhausen? Perché a quel punto la scelta del sistema, no? Dove mi colloco? Che cosa faccio? Diventa una scelta di tipo fondamentale. Cioè, mentre, che ne so, un compositore come Schoenberg, anche come Webern, anche come compositori di pochi anni prima, avevano comunque un sistema di riferimento nel quale collocarsi, beh, vedete, noi quando decidiamo di fare qualcosa dal punto di vista compositivo, in realtà non abbiamo, dici, ok, dobbiamo usare la do minore, dobbiamo usare fa diesis minore. Io non vi do mai dei compiti in questo modo qua. Ve li dico, facciamo qualcosa in cui usiamo appunto aree frequenziali disposte come un triangolo, dove anche queste sono scelte completamente arbitrarie, no? Sono fatte per farvi provare delle cose. Però, per esempio, se voi andate a guardare la descrizione di come è costruito Studio 1, Studio 1 è costruito con delle tecniche, diciamo, di, per dirla in maniera semplice, di serialismo integrale. Sapete che cos'è il serialismo? Sì. Cioè, il serialismo è l'evoluzione della dodecafonia schoenbergiana, no? Schoenberg aveva messo a punto l'idea che per riuscire a dire qualcosa di nuovo e diverso da quello che era stato detto, arrivati a un certo punto nel quale l'armonia romantica aveva ormai esaurito tutte le possibilità armoniche, l'unico modo di andare avanti era quello di tentare di superarla attraverso una ridisposizione del materiale frequenziale, e facendo in modo che
Sì, abolendo le gerarchie di tipo tonale e elaborando invece una sorta di Ciao, ciao, andò. uguaglianza di tutti gli aspetti, di tutte le possibili note di questo sistema. Allora, il punto è che uno come Schoenberg aveva comunque un sistema temperato, che gli proponeva non qualsiasi frequenza, ma gli proponeva una serie di frequenze scelte all'interno del sistema temperato. Dopodiché il suo lavoro consisteva nel rendere piatto questo sistema, renderlo equivalente, no? Da qualsiasi punto si volesse partire. Perché? Perché siccome nell'armonia romantica si era elaborato una capacità di modulare da un punto a un altro in maniera così rapida e così veloce attraverso una serie infinita di estensioni delle regole armoniche che erano state definite in precedenza, e a quel punto non aveva più senso andare avanti con una logica tonale, ma appunto acquistava senso invece cercare di costruire una musica basata su altre logiche. Le logiche di Schoenberg sono quelle della serie dodecafonica, cioè le regole, non so, le sapete le regole delle serie dodecafoniche? Sì, abbiamo visto anche quelle con Sostanzialmente. Braccio. Sì, dico, abbiamo visto anche questa Ok. scuola con Braccio. La questione è che queste regole qua in realtà sono risultate a molti compositori molto, molto proficue, molto dense di conseguenze musicali, per cui hanno deciso di estendere le regole della dodecafonia al serialismo cosiddetto integrale, cioè ma questo già in Webern compare una cosa del genere, anche se forse non è così cosciente, ma diciamo tutti i parametri musicali, la gogica, la dinamica, eccetera, eccetera, cominciano a seguire delle regole di tipo seriale, ossia di definire una serie di elementi, per esempio di dinamiche, disporli in un certo ordine e poi seguire questo ordine o eventualmente operare delle trasformazioni, ma sempre su questo ordine. Vi è chiaro del perché queste cose sono musicalmente molto, molto prolifiche, cioè molto Sì, dense si di possono creare significato. infinite combinazioni, infiniti codici di lettura dei vari parametri. Ma non è questa il fatto che siano infinite non è una garanzia di musicalità. Ah no, Che certo, più. cos'è che c'è di musicale all'interno della concezione seriale? Io sono interessato alla risposta perché sinceramente sia anche nella decafonia in realtà, ma soprattutto nel serialismo integrale di musicale purtroppo vedo ben poco, cioè Non non, so. comunque non Io arriva a me poco. forse ci vedo un. Io neanche io da un punto di vista musicale ci vedo molto, però non lo so, magari rispecchia un po' un sentimento di fiducia nella scienza, se così si può dire, cioè è Secondo un me po' ci la sono stati. manifestazione del dire. Beh, nel dire, nel senso io matematicamente mi posso. Mi No, posso. Filippo, la matematica non c'entra assolutamente. Cioè,
Queste sono tutte scelte arbitrarie, la scienza e la matematica non c'entrano niente. Per me c'è scusami, una certa... Te lo dico, il fatto che ci siano, cioè il fatto che uno possa fare delle elaborazioni numeriche, no? Non significa assolutamente che... Perché, voglio dire, la scienza si basa su altri tipi di paradigmi. La scienza non ha nulla di arbitrario. Uno procede per ragionamenti logici, per induzioni, inferenze, eccetera, eccetera. Nel caso della creazione musicale, sono tutte scelte di tipo arbitrario. Però queste scelte hanno, oppure beh, non professore, hanno... una volta creata la serie, da scegliere rimane ben poco, anzi, forse non rimane più lo niente. Lo dici tu. Ma no, ragazzi, no, non avete mai analizzato un lavoro. Non vi rendete approfonditamente conto. No, effettivamente. No, ragazzi, no. Allora, non si può ragionare così. Cioè, o studiate bene che cos'è la dodecafonia, come funziona, come sono fatti i lavori dodecafonici. Mettiamoci là e studiamo l'opera 25 di Schoenberg. Cioè, altrimenti così... Cioè, secondo me l'unica regola che conosciamo della dodecafonia è che i suoni devono, che so, ad esempio, se abbiamo 12 note, devono, ad esempio, la prima nota deve ritornare solo dopo che sono passate le altre 11. Questa è anche, sì, perlomeno, ma, è l'unica regola. Ma questa che... è proprio la regola, ok, diciamo la regola zero più banale che ci sia, ma i lavori sono molto, molto più complessi di così. Io non so. No, allora, se volete, torniamo ancora indietro e studiamo, perché voglio dire, queste cose qua sono fondamentali per capire il segno, altrimenti appunto studio uno è incomprensibile, cioè quello fa una serie di scelte che sono totalmente... Allora, per me, se li studiate con Bracci, sono molto contento. E no, noi abbiamo toccato con Bracci, cioè, tra le varie cose. No, questa roba qua bisogna studiarla bene, non è... E tra l'altro, incidentalmente, bisogna studiarla, studiare come si arriva, cioè come Schoenberg arriva a questo ragionamento. Perché non è che Schoenberg un giorno si sveglia e dice sai che c'è? D'ora in poi lo facciamo così. Ok? Allora, se volete, forse è il caso che torniamo indietro, per esempio, vediamo un lavoro dodecafonico e ne analizziamo le... Cioè, non lo dovrei fare io queste cose le faccio nel propedeutico, però voglio dire, se non ce l'avete sotto la cintura, bisogna che ce l'avete, se no non... Che ce l'abbiate, se no non... No. Io, professore, penso che sarebbe necessaria una cosa del genere. Sì, non è che abbiamo delle grandi fondamenta riguardo sia alla dodecafonia che all'inserimento integrale, cioè sappiamo di che parliamo, ma non abbiamo né mai analizzato niente che ci possa okay. fare le sue domande, o che ci faccia comunque arrivare tramite un ragionamento e una motivazione valida agli studi che ha fatto Stockhausen. Avete mai sentito parlare di saturazione armonica? Cioè di atonalismo libero? Perché prima della serialità, attraverso l'armonia romantica, si arriva a quella che si chiama la atonalità libera. La atonalità libera, con la A, è una sorta di limbo intermedio tra l'armonia romantica e la dodecafonia, in cui appunto i compositori stavano ancora cercando, non gli era chiaro come dovessero procedere, però c'erano, vedevano dalle loro elucubrazioni, vedevano che le cose andavano in una certa direzione. Allora, forse bisognerebbe partire da là. Non voglio partire da Palestrina, perché se no non gliela famo più, però voi dovete pensare che tutte queste cose sono conseguenza uno dell'altra. Capite?
cioè la dodecafonia è la conseguenza di un ragionamento fatto da Schoenberg e anche da Berg e Webern sul periodo cosiddetto atonale libero, che tra l'altro l'atonale libero lo chiamiamo noi così, ma non lo, loro scrivevano e basta, non è che stavano a razionalizzare quello che era il periodo. Ok? Io penso che comunque, anche dato il fatto che il programma di storia della musica si ferma prima, molto prima direi, di arrivare anche soltanto lontanamente a questo punto. Poi c'è sta storia della musica elettroacustica in teoria. Ecco. Vabbè, ma storia della musica elettroacustica... Sì, ma a parte quello, la storia della musica elettroacustica parla giustamente, come deve fare, di musica elettroacustica, cioè di 50 anni dopo. Qui stiamo parlando di 50 anni prima. E quindi viene lasciato quel gap tra le due? Ma questo è il dramma che abbiamo sempre. Cioè, ci sono sempre 50 anni in cui è successo di tutto. Guarda, vi posso garantire che in questi 50 anni succede assolutamente di tutto che non viene studiato. Io che ve posso fare? Cioè, posso solo dirvi che vogliamo fare? Ci vogliamo mettere a studiare quello? Per me va bene. Nel senso che il lavoro che stiamo facendo per appunto quello che avevamo cominciato a fare, un lavoro che mi avevate chiesto voi, perché appunto non avendo nozioni di storia della musica elettroacustica, dice ma noi che ci mettiamo a scrivere che non sappiamo niente di quello che è successo? E ci avete ragione, il piano di studi è fatto completamente a capocchia da questo punto di vista, però è così. E io ci posso fare ben poco. L'unica cosa che... E incidentalmente me lo immaginavo che appunto arrivavamo a questo punto qua. Se, come si fa a capire lo studio 1 se non capisci Webern? Come si fa a capire Webern se non capisci Schoenberg? Come si fa a capire Schoenberg se non capisci Mahler? Capito? Questo è il... Perché il problema è che non bisogna ascoltare le cose, cioè, allora, se voi ascoltate soltanto ascoltando, come si ascolta sempre, va bene, allora Mahler è bello, Schoenberg atonale è bello meno bello di Mahler, Schoenberg dodecafonico è, tra virgolette, brutto, no? Webern è ancora peggio, Stockhausen è terribile e così via. Ma così non si capisce niente. Non è che non... voi dovete come dobbiamo agire? No, il più che altro il problema... stavo anche chiedendo, ma potremmo iniziare a studiare, cioè se lei ci consiglia anche un libro, volendo, non iniziamo a leggere, poi a lezioni ne parliamo. Però, cioè, mancano proprio le... Ci stanno no, manco... Non idea. Abbiamo niente per studiare. Allora, io sui libri, purtroppo, su questo periodo qua c'è molto poco. C'è un libro di Paul Griffiths che si chiama Modern Music, ok? Che è mediamente buono. Il problema è che in tutto questo... questa cosa qua è una delle cose che succedono durante gli anni 50. Poi invece c'è tutta la corrente stravinskiana, poi c'è tutto Bartok, poi c'è, che sono tutti mondi diversi, modi di affrontare problemi in tutti altri modi, no? Che però... Perché studiamo questo? Studiamo questo perché questo ha delle conseguenze immediate sulle scelte che vengono fatte nella musica elettronica degli anni 50. Si chiama Modern Music? Modern Music, la musica moderna, di Paul Griffiths. Aspetta, ve lo scrivo. Poi ne esistono una...
Poi ci sono tre libri di Armando Gentilucci, che è un compositore, di cui uno è... adesso aspetta, no, sto guardando la mia biblioteca perché sto cercando di capire dove sono. Aspetta un attimo, aspettate che vado a vedere come si chiamano esattamente, che li ho visti. Allora, ci sono tre libri di Armando Gentilucci che si chiamano il primo Guida all'ascolto della musica sinfonica, Armando Gentilucci, il secondo si chiama Guida all'ascolto della musica contemporanea, sì, il secondo si chiama Guida all'ascolto della musica contemporanea e il terzo si chiama Guida all'ascolto della musica elettronica. Ok. Ma scusi un attimo, di Griffith, Sì. Modern Music and After o Modern Music e Basta? No, adesso Perché non sta Modern aspetta. Music d'avant-garde since Sì. 1945, Sì. che costa Però ecco. 784 euro su Amazon. Ah, bene, me lo Non costa di vendo. più. Se volete ve lo vendo a 600 Con euro. No, ma la dedica. il punto è che, ah no, con la dedica 800 allora. Da No, il fare. punto è che, vedi, per esempio, quel libro là non vi... Cioè, il punto è che tutti questi libri, inclusi quelli di Gentilucci, non vi servono servono per esempio a un ascoltatore per imparare ad ascoltare questa roba. Ma nemmeno questo in realtà, cioè non vi servono a voi. Voi dovete capire quali sono i ragionamenti che ci sono dietro. Capite? Pure... Perché il problema grosso è che le cose non le sapete ascoltare. Cioè, quello che dicevamo all'inizio, no? Dice, ok, adesso vi mettete ad ascoltare della roba. Quando, allora, ascoltare della roba, ve l'ho detto, significa fare muscoli dell'orecchio. Questa roba qua ha bisogno dei palestrati fisicati, di orecchi veramente palestrati, no? Dovete essere in grado di cogliere, per esempio, vi faccio un esempio e poi dopo ci diamo dei compiti per la prossima volta. E dovete essere in grado di... Allora, facciamo una descrizione un po' meno superficiale della dodecafonia, è un po' più musicale. A che serve la dodecafonia? Allora, il punto è che nel momento in cui voi abbandonate la tonalità, e la tonalità tenete conto che era stata già abbandonata da prima nell'atonalismo libero, una delle cose che rimane sono i colori intervallari. Cioè, se voi avete un accordo, per esempio, o anche una melodia, che una melodia la potete immaginare come un accordo snocciolato, no? Allora, la consistenza degli intervalli è quello che permette di dare un senso di unità al lavoro. Vi siete posti il problema, dice, ma perché sta roba qua sembra cioè è molto difficile capire, sembra disordinata, ma in realtà non lo sembra veramente. C'è qualcosa che tiene unito un lavoro, ok? E che cos'è che tiene unito un lavoro? Lo tiene unita la consistenza intervallare. Cioè, per esempio, che ne so, c'ho una sequenza di due terze, una quarta e una seconda minore, ok? Che è
che se ci pensate non è altro che una rielaborazione del leitmotiv wagneriano, quindi torniamo a Wagner, torniamo indietro, cioè è una ripresa di quella elaborata e ulteriormente digerita, modificata, usata per comporre. Ok? Allora, la consistenza intervallare è una cosa che quindi dà unità a un'opera e che può essere, per esempio, è ricca di possibili sviluppi perché la consistenza intervallare rimane uguale sia se tu trasponi, che se inverti, che rigiri, no? Fai il retrogrado, eccetera. Cioè, rimane la stessa nonostante uno cambi molto le note effettive. Ok? Beh, per esempio, questa è una cosa che potremmo usare. Adesso vi faccio una proposta, però che complica ulteriormente il compito che dovevamo fare prima. Però quindi non la facciamo subito. Adesso noi generiamo note a caso, no? Nei nostri triangolini. Ok? Questa cosa qua, perché le generiamo a caso? Boh, perché in realtà non ce ne frega niente di come generiamo le note. Cioè, per noi già l'esercizio di riuscire a generarle a caso è... No? Però abbiamo detto, per esempio, le generiamo entro certi limiti. Perché? Perché questo? Perché lo sentirete il perché. Perché generarle entro certi limiti vi dà un senso di ordine. No? Cioè non vanno dappertutto queste note. Queste seguono un... Limitare un minimo a casualità. No. Limita, ma anche dà una traiettoria. Sentirete che c'è una traiettoria. Ha una sorta di senso. Queste note. Eh? Una sorta di senso, Ida. Beh, le traiettorie, la direzione, tutta questa roba qua, dà senso alle cose, dà senso musicale. Ok? Potremmo in un futuro esercizio decidere che ogni triangolo ha un suo colore armonico. Ok? Come si fa a fare una cosa del genere? Beh, si dice con la prima nota, la prima... No. Solo sinusoidi, lasciamo perdere, cioè dovete studiare informatica musicale, quello lo farete da un'altra parte. Qui studiamo composizione, cioè quindi studiamo combinazioni di suoni, no? Come comporli, come metterli insieme. Allora, una possibile cosa è di dire, ok, noi generiamo alcune note a caso, però tutte le altre le generiamo in base a quelle che abbiamo generato. Cioè, per esempio, per farvi un esempio, dico... Va bene, la prima nota la generiamo a caso, però tutte le altre sono... Tipo fare tipo un trend... Sono sequenze di terze e seconde, per esempio. Ok? Le terze possono essere maggiori e minori, le seconde possono essere maggiori e minori, e quello magari lo decidiamo a caso, ma sono sempre terze e seconde. Ok? Mm-hmm. Vedrete che la nuvola... cioè la nuvola, il triangolo, quello che è, cambia colore. Cioè non sarà dello stesso colore di quella generata completamente a caso. Certo. Capite? Mm. Ok, adesso, e così via, lo possiamo fare con i ritmi, lo possiamo fare con tutte le cose, però tutte queste cose qua, dopodiché possiamo farlo, per esempio, dodecafonico. Scegliendo una serie, no? Scegliendo una prima nota e poi collocando le note successive in base a scelte di tipo dodecafonico. Capite? E così via. Dimmi. In teoria dobbiamo stare attenti che non partano due, tra virgolette, insieme perché possono entrare due note... Cioè...
suonando una serie, può ripetere una nota dell'altra. No, beh, questo, se decidiamo, ma voi non avete, appunto, se voi guardate degli studi dei pezzi dodecafonici, vedrete che il serialismo, la dodecafonia non è intesa in maniera così semplice come pensate. Sono delle volte molto complesse, per esempio le serie sono distribuite sulle mani, non è veramente importante che sia, per esempio noi potremmo costringere le serie all'interno delle singole figure, ma sceglierne una diversa per figura. Ok? Cioè, il problema è capire perché, qual è la logica con la quale si fanno queste scelte, no? E la logica è sempre una logica di tipo compositivo che esiste dai tempi dei tempi e che sempre esisterà, è che quando componete, combinate delle cose con altre e quindi sottolineando similitudini e differenze, no? E come si fa a sottolineare similitudini? Lo si fa seguendo alcune regole, che sono regole che vi date voi, sono regole che si davano i compositori, ok? E ci sono ovviamente regole che sono più prolifiche dal punto di vista musicale e regole che sono meno prolifiche, no? Per esempio, che posso dire? Cioè, sono quelle che io dico, sono regole che vanno a sbattere contro un muro, no? Quando le regole sono poco prolifiche dal punto di vista musicale, magari funzionano bene per un certo tempo, ma poi dopo diventano noiose, diventano incomprensibili, ripetitive, capite? Mm-hmm. Ma questa è una valutazione che dovete fare voi. Io volevo chiedere una cosa. Questo discorso sull'esigenza che hanno sentito appunto i compositori di inizio Novecento di diventare, cioè insomma di indagare su questi nuovi campi, no? Lei ha detto che deriva in realtà già in parte da quello che è stato la tonalità, non mi ricordo come l'ha chiamata, durante la fine del periodo romantico. La atonalità libera, cosiddetta. Ecco, ma su quella là invece possiamo fare un discorso, cioè non so come dire, perché pure quello io non me la spiego, cioè nel senso, alla fine del romanticismo che bisogno c'era di inventarsi questo? Cioè, non lo so, non riesco a capire quali siano state le domande che si sono poste. Non si poteva continuare, come facevano tutti gli altri? Cioè, perché quali sono le domande che si sono poste e perché sono state queste le risposte? Allora, non so come dire. Abbi pazienza, ragiona un attimo. Il romanticismo, che attraversa tutto il secolo XIX, diciamo, tutto il 1800, no? Mm-hmm. È parte alla fine del Settecento, alla fine dell'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento, la musica è ancora una cosa per pochissimi, no? Per gli aristocratici, la musica non veniva, sì, c'era la musica popolare, ma insomma, no? Quindi i musicisti erano i camerieri di corte, no? Che preparavano brani, eccetera, eccetera, per sollazzare i sovrani. I sovrani, gli aristocratici, le corti. Quelli che li pagavano, insomma. Erano belle grosse le corti, eh? Cioè, voglio dire, mica che... Anzi, diciamo che i re avevano poca... Quelli che erano molto... Tutti i vari notabili erano molto più importanti, perché il fatto che il re avesse una buona conoscenza, per esempio, della musica, che la apprezzasse...
era un fatto raro, succede ai tempi di Bach, no? con l'imperatore, ma e succede anche ai tempi di Mozart, limitatamente a certe cose, eccetera, eccetera. E comunque, già Mozart, alla fine del Settecento, c'ha un impresario privato, Schikaneder, che lì commissiona il flauto magico, no? E già c'è la massoneria in quel momento là era un modo della borghesia di appropriarsi del potere, perché la borghesia in quel momento lì comincia ad avere un grosso potere, che è un potere economico di ricatto nel confronto della aristocrazia, no? I soldi ce li hanno i borghesi, ok? A quel punto che cosa succede? Che la musica sfugge di mano dall'aristocrazia e diventa un fatto borghese. Schikaneder è un impresario privato che commissiona a Mozart un'opera. Se voi fate per esempio tutto l'elenco delle opere di Mozart, vedete che il flauto magico è una cosa completamente diversa dalle altre, costruita in maniera completamente diversa, ok? Con dei risvolti estremamente popolari. Nelle opere, diciamo, scritte, commissionate dall'aristocrazia, Mozart si pigliava gioco dell'aristocrazia, perché se voi fate un'analisi del Don Giovanni, vedete che Don Giovanni è l'aristocratico, no? Leporello è il suo servo. Don Giovanni, che sarebbe il Don Giovanni, quindi uno che seduce tutte le donne sono innamorate di lui. Don Giovanni durante l'opera va in bianco, sempre, sempre. Non gliene va bene una, ok? Leporello è uno che è molto più furbo e intelligente del padrone, ok? Questa roba qua, per esempio, quando l'ha vista l'imperatore, incidentalmente, opera buffa, dichiarata opera buffa, che finisce con la morte dell'eroe trascinato negli inferi da quello che aveva ammazzato in precedenza e che ritorna come statua. Regà, ma che siamo impazziti? Infatti arriva l'imperatore e dice, ma che davvero? Alla prima esecuzione, no? Alla prima esecuzione arriva l'imperatore e dice, no, senti, Wolfgang, vieni un po' qua, ma sto finale, così che proprio... Che fa? Vogliamo cambiare? E dice, fammi il favore... Cambio in finale qua... o cambio compositore? Sì, appunto, vedi un attimo che poi fa, perché no, ma io... non è che cambia il compositore, io devo mandare il patibolo, è semplice, non è... No, poi dopo ne vuoi fare altro. Per carità. Ma già, ecco, ma per esempio, ma perché Mozart scrive una roba del genere? Cioè, che cos'è che lo spinge? Ma c'è la rivoluzione francese in quel momento. Cioè, in quel momento, e infatti l'imperatore di Prussia dice, senti, non cominciamo a mettere in testa pure a questi che devono fare la rivoluzione contro gli aristocratici, no? Però è chiaro che Mozart sta leggendo uno spirito del proprio tempo, capite? Cioè, queste sono cose... Allora, che lui l'abbia fatto consciamente oppure no, non è molto importante. È la cosa che lui è riuscito a leggere lo spirito del proprio tempo e lo legge in maniera magistrale. È fenomenale quello che riesce a fare. Quello che riesce a fare nel Don Giovanni è pazzescamente importante. Quando se voi analizzate e confrontate il flauto magico è un'opera per Mozart sperimentale. Perché non l'aveva mai fatta e non, e non,
e tra l'altro fa un errore madornale, cioè fa un errore madornale. Schikaneder gli propone di scrivere il flauto magico, gli dice dai, facciamo un'opera, famo i sordi, sostanzialmente, no? Facciamo un'opera che va al grande pubblico, non a questi puzzoni di aristocratici che tanto sono pochi, eccetera, eccetera. Famo che andiamo, facciamo una cosa popolare, ok? E Mozart dice, ma vabbè, famo, proviamo, vediamo. E accetta che il libretto lo scriva Schikaneder. E il libretto di Schikaneder fa acqua da tutte le parti. Cioè, è una storia così, veramente, che fa acqua da tutte le parti. Ora, Mozart, per esempio, era estremamente sensibile. Lui le più belle opere le scrive con Da Ponte. E tutti gli altri erano opere che gli procurava e proponeva il padre, proponendogli anche i librettisti, eccetera, eccetera, con cui lui finiva col litigare, perché appunto poi Mozart aveva un senso teatrale innato che gli permetteva di salvare capre e cavoli in ogni modo. Comunque con Da Ponte lui si trova benissimo, con Schikaneder è un disastro, perché sta roba... Perché, allora, sto facendo tutto sto pippone sul flauto magico, perché quello è il segno che stanno cambiando i tempi, il pubblico è diverso e lui deve fare qualcosa di diverso, ok? Adesso saltiamo 100 anni. Nel frattempo, in questi 100 anni, ci stanno Beethoven, no? Beethoven è quello che interpreta in maniera più puntuale il cambio dalla committenza, perché ok, nel frattempo sono passati 20-30 anni, quindi dalla committenza così unica di Schikaneder nel caso di Mozart, Beethoven praticamente le sinfonie sono opere dedicate a un pubblico borghese, ok? Allora, il pubblico borghese è tutt'altra cosa dal pubblico aristocratico, no? Il pubblico borghese è un pubblico che non ha la necessità, per esempio, di mostrare la propria grandezza o la propria... Il pubblico borghese è un pubblico che vuole storie, cioè vuole per esempio, non vuole tanto, poi adesso qua sto dicendo stupidaggini, ma insomma, sì, è molto più importante lo sviluppo, se vogliamo, tra virgolette, narrativo delle forme, no? Quindi le forme beethoveniane, per esempio, si discostano tantissimo dalle classiche forme di Haydn e di Mozart, per esempio nei quartetti, nelle sinfonie, ma non si discostano da subito. I primi quartetti sono molto simili ai quartetti di Haydn. Poi dopo, pian piano, Beethoven capisce quello che deve fare e comincia a cambiare tutto. Ok? Gli ultimi quartetti sono dei capolavori, ma dei capolavori completamente diversi dalla nozione di quartetto che c'era prima. Dopodiché, ok, poi chi c'è? Poi c'è Schubert, Schumann, Mendelssohn, tutti questi che lavorano durante il periodo romantico e che continuano a evolvere sempre con un pubblico che chiede sempre nuove cose. È come se tu, adesso, questa cosa qua la potremmo fare, o la potevamo fare, perché adesso credo che sia finito pure questo periodo, la potevamo fare col cinema. Tu c'hai i film di Kubrick, adesso non parliamo dei fratelli Vanzina, perché i fratelli Vanzina sono... No. Chi vuole dire? No, parliamo... Eh?
No, i fratelli Vanzina che cosa fanno? Fanno il cinepanettone ogni fine anno, ok? Che è sempre uguale, è sempre una stessa formula, no? Ma questo era quello che facevano i compositori, diciamo, che cercavano di soddisfare i desiderata. No, perché i fratelli Vanzina fanno il cinepanettone a fine anno? Perché se vende, ce l'hanno tutti. Ormai non più. Vedi, ormai non più. Vedi, perché dici ormai non più? Perché so capire che sono. Ma l'hai capito tu? Ma evidentemente se continuano a farlo vuol dire che allora cambieranno un pochino, no? Lo fanno in America, lo fanno che invece è estate, lo fanno che, no? Però l'importante è che umorismo greve, scuregge, No, intanto, ruspide, mi sembrava che c'era un periodo che erano bonazze, scomparsi. cioè, come dici? Cioè, mi pare che c'era un periodo che erano proprio scomparsi. Poi sono tornato in pompa magna. Ma no, ma volete, fate un'analisi di questo tipo di cose qua. Poi ci sono i film di Kubrick. I film di Kubrick, ognuno è un film diverso. Oppure prendete Lars von Trier, oppure prendete chi ve pare, però quelli che, no, fanno film per dire qualcosa, ok? E vedete che evolvono nel loro linguaggio. Perché? Perché la cosa che hanno detto al film prima non la ridicono, non si accontentano di questo. Ma pensate, nella musica, la musica era quello che il film è adesso, era la musica alla fine dell'Ottocento. Ok? Dopodiché succede che, appunto, quindi il linguaggio evolve in continuazione per dare modo ai compositori di, in qualche modo, dire cose nuove. Ok? Il problema grosso che succede con la riproducibilità è che con la riproducibilità si crea questa divisione di cose tra la musica, che può essere venduta alle masse, ok? Quindi in formato riproducibile, e la musica che continua a ragionare su se stessa e a cercare di dire qualcosa di nuovo. Queste due cose si dividono completamente e il problema grosso è che nessuno ascolta più la musica, cioè tutti quanti, il discorso che abbiamo fatto all'inizio delle nostre lezioni è che la musica diventa un fenomeno puramente di intrattenimento, in cui nessuno si pone più il problema di ascoltarla, la musica. La musica è una roba che deve, mi deve far sentire bene, non so, voglio dire, e mi deve fare, e mi deve sostanzialmente masturbare le orecchie. Cioè, non ci aspettiamo, non vogliamo, non desideriamo, non ci aspettiamo che la musica ci dia della roba in più. Ok? Questa cosa confonde tantissimo le acque, cioè l'idea che esista un fenomeno di musica di massa che in qualche modo deve soddisfare una sorta di intrattenimento puro, senza far pensare o senza. E tutte le altre cose diventano fenomeni collaterali. Il pensare e, per esempio, il rituale. Il rituale. Cioè, voi immaginatevi una cosa, per esempio, fare un quartetto d'archi, no? Suonarlo in uno stadio. Quartetto d'archi di Haydn. Ok? È una cosa che non ha senso, no? Ha senso perché? Perché la sottigliezza dell'ascolto che ha bisogno di un quartetto d'archi in uno stadio si perde, no?
Adesso poniamoci nel problema di chi invece fa concerti negli stadi, le rock star, eccetera, eccetera. Che problema hanno? Hanno il problema che la roba deve funzionare negli stadi, quindi deve essere fatta in modo da poter funzionare negli stadi. Incidentalmente vedete subito che c'è un grosso problema. Nello stadio tu puoi anche essere alto 2 metri, ma sei alto 2 millimetri, cioè visto da uno spettatore. No? Ma perché si fa musica negli stadi? Perché quello è il modo più efficiente di fare i soldi. Cioè, se una rockstar mi costa X, no? Se io riempio con 80.000 persone, posso avere un margine di profitto spropositato rispetto, in fondo, come diceva Benjamin, la rockstar oppure l'attore di grido è uno degli operai più sfruttati. Perché per quanto tu gli possa dare tanti soldi, comunque tu ne fai molti, molti di più, no? Cioè, tu padrone, diciamo, sfrutti marxisticamente l'attore o il musicista. Valore su più valore. C'è il plus valore che è un plus valore enorme, perché questa è un meccanismo economico, ma nel frattempo la musica sta da tutta un'altra parte. E naturalmente non è che la musica non si ponga i problemi di come deve essere fatta in uno stadio, ma naturalmente sono problemi diversi da quelli che stiamo vedendo noi. Non so se mi spiego. Ora, il punto è che noi arriviamo alla fine dell'Ottocento, parte questa storia della riproducibilità, ma al tempo stesso coincidentemente con questa cosa c'è una crisi della tonalità, cioè la risposta alla domanda di Filippo, dico, ma perché? Ma non si poteva fare sempre come tutti gli altri? Cioè, la risposta sta nei fratelli Vanzina. E i fratelli Vanzina si chiedono esattamente la stessa cosa, dice, ma perché dovremmo stare a inventare storie? Piamo bombolo Magari. Come si chiama? Christian Che Boldi. Du Tre Bonazze, li mettiamo là e rifamo sempre la stessa cosa, no? Perché Beh, questo un niente. sacco di anni sono andato avanti così. No, ma questi andranno Ma avanti questi per abbiamo mai sempre fatto così. altro. Però, ragazzi, guardate, analizzate bene. La musica pop o la musica, insomma, la musica di consumo in generale, fanno esattamente la stessa operazione. Sì. Cioè, quando scoprono che c'è una cosa che può funzionare, poi il bello è che diventano Scoprono duri, per anni e anni, oia. no? Poi non la smettono più. Ed Sheeran è uscito con la canzoncina che c'aveva tra l'altro, incidentalmente, Ed Sheeran è un caso abbastanza divertente perché lui le canna le canzoni, cioè la prima volta esce fuori non se lo fila nessuno, allora poi la riscrive e cambia un po' di roba, un pochino meglio, allora prende Beyoncé e la fa cantare lei e allora attraverso Poi si Beyoncé inventa pure la storiella che era un cantante di strada. Che... ma probabilmente è vero, lo Sì, era, ma... capito? Solo che No, fa sempre comodo, Michael. Ma sì, ma appunto, probabilmente lì c'è tutto un impianto di management che gli dice, senti, famo così, famo che tu fai la storiella che è così, che è tanto carina, eccetera, eccetera. Noi questa ce la vendiamo e mo cerca di scrivere una canzone che fa i soldi. Non fa i soldi? Allora scambiamo un'altra cosa. Non fa ancora i soldi? Allora aspetta un attimo, vediamo se Beyoncé la può cantare. Ah, la può cantare? Bene, boom, esplode, fa un sacco di soldi. E allora dice, boh, adesso che rifà? Con chi abbiamo capito che te sei una pippa e non con te non riusciremo mai a fare i soldi, però fai delle canzoncine carine, che possiamo fare? Fanne un'altra un po', dice, com'è? No, fa schifo, non funziona sta canzone. Aspetta un po', chi c'è che ha bisogno dei soldi? Bocelli? Vai, vai Bocelli, dai! Capite? Queste
questi meccanismi qua sono estremamente potenti dal punto di vista economico, però no, il problema è questo. Però posso dire una cosa? Sì. Io sono d'accordissimo, è vero che da ecco, cioè, la cosa è questa, si potrebbe fare sempre Bombolo e Christian De Sica, no? Però da qui a dire, no, guarda, piuttosto che fare Bombolo e Christian De Sica, adesso ammazziamo la tonalità e facciamo un'altra cosa totalmente, cioè, sotto caso è proprio... Ma non è che Schoenberg non ha mai ammazzato la tonalità. Infatti, a Schoenberg negli anni 50 è stato rimproverato di non averla ammazzata. C'è un articolo famoso di Boulez che si chiama Schoenberg è mort, no? Il quale sostanzialmente, secondo me, in maniera appunto non del tutto... Cioè, anche Boulez c'ha i suoi errori, eh? Non è che, e anche Schoenberg ha i suoi errori, ma quello che voglio dire non sono questi gli errori sono altri. Cioè, nel caso di Boulez, per esempio, il fatto di considerare che, per esempio, Schoenberg avesse, perché Schoenberg è mort è uno degli articoli che comincia il serialismo integrale, no? Allora, il fatto che Boulez interpreti l'idea che sostanzialmente la tesi qual è? Schoenberg, sì, è vero, è stato bravo, ha inventato la dodecafonia, però di fatto la logica, il suo modo di porsi rispetto al suono era fondamentalmente romantico, no? I violini vibrano, non c'è una ricerca timbrica adeguata, eccetera, eccetera. Cosa però era all'inizio. Cioè... Ma certo, ma infatti non solo era all'inizio, ma poi, perché poi Schoenberg, dovrebbe ringraziare. Boulez conclude, ma certo che lo dovrebbe ringraziare, ma non è che non lo ringrazia. Adesso la sto semplificando. Boulez non era uno stupido, faceva un'analisi puntuale di quali erano i problemi, diciamo che si ascoltano a contrasto nella musica di Schoenberg, mentre invece non sono a contrasto nella musica di Webern. Quindi voglio dire, però questi sono ragionamenti estremamente alti, estremamente raffinati. Cioè, no, il problema è che per capire quello che voleva dire Boulez stava dando una valutazione di peso storico delle cose. No, sostanzialmente sta dicendo Webern è più importante di Schoenberg perché Webern ha capito l'estensione, la potenza della scoperta dodecafonica molto di più di Schoenberg. Su questa cosa si può discutere. Cioè, e infatti, voglio dire, le cose di Boulez erano sempre molto provocatorie e molto discusse e generavano discussioni. Però vedete, questa cosa qua, per esempio, è importante discutere su queste cose, ma non si può discutere dicendo ma che bisogno c'era di fare quello? Cioè, il bisogno lo si capisce dal punto di vista storico. Capite quello che voglio dire? Incidentalmente, ci sono un sacco di vie diverse. Ok? E guardate che mentre la via della dodecafonia è stata una via estremamente prolifica durante tutto il Novecento e se volete lo può essere ancora adesso. Non è che io sono un compositore dodecafonico, non è quello il problema. Il problema è prendete un compositore che a me piace tantissimo, Prokofiev. Ok, Prokofiev non si è mai staccato veramente dalla tonalità. Già Shostakovich si è molto staccato e tutto sommato è arrivato a una forma di atonalità libera, ok? Molto più simile alla tonalità libera dell'inizio del Novecento. Quindi, e questi sono andati avanti fino agli anni 70, cioè fino a quando sono morti. Però il problema è che comunque
Beh, loro avevano un altro problema. Avevano il problema che lo Stato sovietico gli diceva: sentite, ma qua bisogna fare musica per il popolo. Avete rotto le scatole con tutte le vostre innovazioni. Bisogna fare. E questi si sforzavano, si barcamenavano tra questa pressione, diciamo, dittatoriale dello Stato sovietico. E la loro creatività. Che questa cosa qua, possiamo discutere del fatto che lo Stato sovietico aveva ragione, cioè li doveva tenere sotto il tallone perché questi poi in questo modo si sforzavano. La Schoenberg, tutto sommato, non ha avuto questo tipo di pressioni, no? È stato libero di concepire le cose come voleva, cosa che non è del tutto vera, non è vera per niente una cosa del genere. E quindi questa cosa qua ha risultati e risvolti diversi. Se voi mi dite, ah, ma la musica di Prokofiev è meravigliosa, mentre invece di quella di Schoenberg fa schifo. Boh, sì, è una valutazione di estetica che vi devo dire la verità, lascia un po' il tempo che trova, perché vuol dire che non capite la grandezza di certe scelte, di certe decisioni, ok? In un momento in cui veramente potevano fare, cioè Prokofiev non poteva fare quello che voleva e quindi si doveva sforzare di includere quello che voleva nella musica che faceva. Schoenberg poteva fare quello che voleva, ma non si trovava in una situazione più comoda per questo motivo. So se mi spiego. Oh, sono contemporanee, incidentalmente. Sono contemporanei. Però Schoenberg era, se volete, Schoenberg e i suoi seguaci erano al di là di tutte le parentesi naziste, fasciste, eccetera, eccetera, erano musicisti che vivevano in uno stato occidentale, tra virgolette, democratico, diciamo, salvo parentesi, ok? Mentre invece lo Stato sovietico aveva tutta un'altra derivazione. Ora, comunque voglio dire, i sovietici ci sono arrivati dopo, semplicemente, alle cose a cui è arrivato Schoenberg prima ci sono arrivati dopo, ci sono arrivati con Denisov, con la GUI Badulina, con i compositori che sono adesso. Quelli che compongono adesso. Quindi quello che vi voglio dire è che in tutto questo bisogna sempre avere allora, due sensi. Il senso che quando si ascoltano le cose bisogna saperle ascoltare, perché il fatto di dire ma però a me non mi piace, sì, lascia un po' il tempo che trova. Cioè, dovete capire quello che va ascoltato, quello che si ascolta in queste cose, e per capirlo va bene, cioè, parliamone, facciamo un lavoro su queste cose qua. Vi propongo per la prossima volta di ascoltare. E ascoltare. Io propongo di partire dall'atonalismo libero, non dalla tonalità libera, non dalla dodecafonia, perché sennò non si capisce bene come è molto difficile da analizzare, perché appunto non segue delle regole molto. Poi casomai parliamo di come va analizzata. Siete d'accordo tutti? Yes. Sì. Ok. Io
Io vi proporrei l'opera 11 di Schoenberg. Aspettate, fatemi vedere un attimo se ho qualcosa. Ah, ma sentito tipo no, era l'opera 19 con Pure Brecht. l'11 che abbiamo sentito. Il pianoforte, l'opera è il pezzo per pianoforte, no? Sì. Sì. Aspetta un attimo, fatemi vedere se ho. Durano tipo mezzo minuto, sì, poco. No, quella è l'opera 27 di Webern, tutta un'altra roba. No, cominciamo da questa che è più. Ci stanno anche degli articoli che magari lei ci dice di leggere, insomma. Non saprei. Sull'opera 11, ma provate a cercare tutto quello che trovate in rete. Aspetta un attimo, scusatemi, vado. No, volevo vedere se c'ho delle. Ecco. Sì, in particolare, siccome è complicato da analizzare, in particolare vi propongo di ascoltare il numero 2. Mi sembra tre pezzi. Sì, sono tre pezzi per pianoforte. L'opera 11, che è del 1909. Tenete conto che la dodecafonia compare formalizzata la prima volta nel 23. Qui siamo nel 1909. È importante, le date sono molto importanti. Ok? Ma una cosa, maestro, ce lo consiglia quindi in finale come lettura una roba come quella di Griffith su Modern Music? Oppure non ancora? No, io devo dirvi la verità, sui libri mentre vi potrei consigliare di ascoltare una vita di roba, ma sui libri il problema è che, allora, la musica atonale è molto difficile da analizzare, c'è un libro che, diciamo, ha formalizzato la cosa e che riesce, e di cui parleremo la prossima volta, che è il libro di Allen Forte, che si chiama The Structure of Atonal Music, che però è un libro molto complicato, molto. Allora, ve ne parlerò, vi parlerò su come si fa, e questo forse lo potete anche trovare. È un libro molto specialistico. Su come. Ah, ma non ci senti più, Filippo? Ok. Mi sento, ma non posso parlare. Va bene, quindi no, ascoltate, guardate, è molto breve, non è molto lungo, ascoltate. Il numero 2 dell'opera 11 di Schoenberg. Ok? E ne parliamo. Va bene? Perché di Invece questo no, più che che altro di questo ho già doveva fatto darci, probabilmente aveva, di che si trattava? Ha detto Scusa, ripeti? che aveva il PDF di qualcosa che ci poteva dare da leggere, che però doveva controllare, ma non mi ricordo di cosa ha detto. Schoenberg è morto. Forse l'ha detto. No, Schoenberg e Mohr non lo so se ce l'ho. Ce l'ho dentro il libro, lo dovrei scannerizzare. Sentite, adesso farò una ricerca tra le cose che ho di libri, però il punto è questo, che noi ci dobbiamo vedere la settimana prossima e lavorare su queste cose. Quindi temo che, non so, ma penso che non riusciate a leggervi molto. Sarebbe meglio che vi concentrate sull'ascolto e cercate di capire quello che succede.
dentro il pezzo. Procuratevi la partitura, ce l'avete? Vabbè, no. Su YouTube si trova, da qualche parte si trova sicuro. Con la partitura, sì. Se no, sulla libreria Petrucci, se no io ce la dovrei avere in antologia, non sono tante pagine, potrei scannerizzarvela. Adesso potrei, a detta, con molto, molto sottolineata, potrei scannerizzarla. Se me la chiedete abbastanza insistentemente, potrei. Ok, va bene? Va bene. Quindi opera 11, numero 2 di Schoenberg. Okay. Chiudiamo qua. Ci diamo il Sì, inviatemi tutto quello che avete. Anche forme, che anche se non è concluso. L'ho già inviato. Sì, anche le forme. Ok, che lo mettiamo, no, sostanzialmente perché lo metto dentro GitHub, così ce l'abbiamo. Ce la posso inviare. Aspetta, Francesco. Grazie mille, maestro. Ok, va bene. Ok. Alla prossima, venerdì prossimo. Alla prossima.